14 e 4 minuti primi, benvenuti, siamo in diretta da Badolato, Badolato Borgo, il centro storico, uno tra i più belli della provincia di Catanzaro e non solo, direi dell'intera Calabria. Come abbiamo promesso ieri, siamo qui per raccontarvi la processione dei misteri dolorosi, si chiama appunto così, e ci avverremo oggi della collaborazione del professore Rudy Pasquale, che ci racconterà anche la storia, no? Oltre che del borgo, anche di questa processione davvero particolare. Benvenuto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta. Sì, una processione particolare, unica, anche perché si fa di sabato. E questa rappresentazione dei misteri dolorosi è particolare anche perché nella processione vediamo il Cristo sotto la croce con i giudei che viene trascinato e abbiamo anche, diciamo, la varetta, la vara, diciamo, con il Cristo deposto dalla croce. E poi abbiamo giustamente l'Addolorata Madre, Maria Santissima, abbiamo i giudei, abbiamo poi i flagellanti, appunto, questi personaggi che si fustigano le spalle, poi le vedremo durante il percorso. Una bella rappresentazione storica, secolare, che è significativa, ne parleremo a proposito nel lungo percorso. E quando nasce questa processione? Come nasce come periodo? Sì. Come periodo nasce intorno al 1700, poi si è aggiunto negli anni molti personaggi anche recenti, tra cui i centurioni romani. Prima c'erano soltanto gli alabardieri, che erano soltanto persone adulte ma non sposate, quindi giovani non sposati. Quindi c'era una cernita nel paese. Sì, una selezione, una cernita, non tutti potevano farlo. Quindi oggi abbiamo sia all'interno dei disciplinari anche donne, cosa che prima non era possibile nella maniera più assoluta. Quindi c'è stata questa variazione, quindi c'è stata in aggiunta sia i centurioni romani, sia le addoloratine, che per un periodo ci sono state, e molto, molto belle e significative. Quindi negli anni, nei secoli si è trasformata per alcuni anni la processione, perché questa processione veniva fatta di Giovedì Santo. Poi per situazioni interne delle confraternite, di una situazione particolare, il vescovo... Però è inusuale, il sabato santo, che dovrebbe essere la giornata del silenzio, nell'attesa della resurrezione, invece ancora parliamo di fustigazione, di misteri dolorosi. E infatti anche per questo è unica e particolare, proprio perché, ripeto, questa processione veniva fatta il Giovedì Santo. Poi sospesa per alcuni anni, diversi anni, poi ripresa e l'hanno dovuta riprendere però con questa postilla. Non si fa più giovedì perché non si fa più, la si fa sabato, vescovo, e quindi è una, diciamo, situazione che poi ci siamo portati dietro con piacere ed è stata portata avanti negli anni. Questo è accaduto intorno al 1950. Questa storia della sospensione della processione, ma è partecipata e vivono questa processione sia personaggi che li troviamo. Sì, intanto facciamo vedere le immagini, regia, e ti informo anche che sul mio monitor purtroppo è scomparso tutto, non vedo nulla, quindi sono praticamente... Trovo a commentare alla cieca, al limite al primo break proveremo a ripristinare il tutto. Prego, professore. Diciamo che allora la processione, per come si sta avviando e per come è partita, parte dalla chiesa dell'Immacolata, che troviamo proprio all'inizio del borgo, isolata, e lì c'è la confraternita appunto dell'Immacolata, che partecipa a pieno titolo a questa rappresentazione dei misteri dolorosi. E parte dalla chiesa tutta la processione con la croce avanti, la chiamiamo così, quindi la croce con i simboli, la croce con i simboli penitenziali, e poi tutto diciamo, i personaggi di questa lunga via crucis, i personaggi della passione, anche sì. I simboli ci sono, sì, certo. Il Cristo è sempre uguale oppure viene intercambiato? E allora sì, anche perché il percorso è lungo. E quindi ovviamente si è data la possibilità a un riposo, diciamo, a un cambio. E sono tre lì le persone che si mettono sotto la croce a portare la croce. Quindi tre Gesù Cristo, diciamo così. E che si vestono sia per voto,
una questione di voto, sia perché per tra virgolette su un termine un po' per eredità, per storicità. L'ho fatto io, lo faccio io, lo fa mio figlio, lo fa. Ecco. Fermiamoci un attimo, stacchiamo sulle immagini regia, vediamo se arriva qualcosa, così mi liberi in qualche modo e posso andare a fare ciò che tu mi hai chiesto, lo faccio in tempo reale. Ecco, arrivano anche qui le immagini finalmente. Allora adesso andremo a riprendere quanto stavamo commentando, un attimo di pazienza per... Ecco, siamo nella parte bassa, ancora ce ne vuole per la salita su, anche perché è una processione che dura tanto, diciamolo pure, dura ore, no? Sì, parecchie ore, perché è partita appunto dalla chiesa dell'Immacolata alle ore 13, con dei riti particolari fatti all'interno della chiesa, che sicuramente sono stati ripresi e che poi vedremo durante la trasmissione, e parte alle ore 13 e finirà stasera intorno alle 19:30. Quindi ecco, noi aspetteremo intorno alle ore 16, abbiamo previsto 2 ore di diretta per questo percorso relativamente lungo. Mi preme ringraziare, intanto lo faccio subito anche perché è doveroso farlo, per quanto si è speso e per quanto ha potuto dare anche al sindaco, il primo cittadino di questo paese, che ha voluto a tutti i costi non solo la giornata di oggi nella diretta TV regionale, anche all'estero, perché ci vedono anche all'estero, soprattutto gli emigrati. Il nostro streaming ieri è stato preso d'assalto, specie dai canadesi, dall'Argentina, dagli Stati Uniti, dove persiste l'emigrazione calabrese, compatibilmente anche con il fuso orario. Grazie al sindaco Parretta, sindaco di Nicola Parretta, sindaco di questo paese, che ha permesso tutto ciò. E ci sarà il bis domani, perché domani vivremo il rito della comprunta, si chiama qui, in altri paesi la Calabria affrontata, incrinata, confrontata, insomma è l'incontro tra il risorto e sua madre. E avremo anche la Santa Messa in diretta dalla chiesa matrice appunto di Badolato Centro. Riprendiamo il nostro racconto, professore. Sì, quindi inizia dalle ore 13, ripercorre tutto all'esterno, arriva fino al convento degli angeli. Infatti adesso la processione si sta avviando verso il convento degli angeli, fa sosta lì, all'interno c'è anche lì un rito particolare diciamo che tocca 5 chiese delle 9 che voi avete. Veramente sono 13 le chiese che abbiamo qui a Badolato, però ne tocca 5 perché la processione si andrà a snodare appunto in queste 5 chiese. Una in particolare è quella di Santa Caterina, dove passerà anche la processione. Sono 2, quindi, le confraternite dell'Immacolata e quella anche di Santa Caterina. Queste 2 confraternite, diciamo, in questo momento di processione hanno un punto, diciamo, strategico, e di su, là sotto giù al ponte, dove la confraternita dell'Immacolato andrà a cedere alla confraternita di Santa Caterina la Madonna. E allora lo fa volentieri, no? Beh, diciamo che anticamente c'è stato anche qualche problema, diciamo, però ricade dal Ponte Granelli in su, ricade il territorio della confraternita di Santa Caterina, quindi lo gestisce il territorio della confraternita. Quindi... Ma proviamo ad avvicinarci un po' al monitor per capire anche cosa sta succedendo, vediamo se riusciamo a intravedere qualcosa, anche perché siamo nelle vicinanze del girone, come lo chiamiamo noi, quindi hanno fatto la rizza. Questi sono i disciplinari che stanno salendo. Ecco, questi in ogni diciamo momento, adesso, questi con la mantellina azzurra sono i confratelli dell'Immacolata, ecco appunto qui ecco la Vergine, ecco la Maria, sì, la Madre Vergine Maria, e quindi sono la fratellanza, quindi sono già tutti avanti, perché l'ultima a finire la processione e a chiudere la processione è Maria Santissima. Quindi tutti il cambio resto... della Madonna ancora deve avvenire. Sì, questa adesso da qui deve arrivare appunto al convento degli angeli, fare ritorno, e l'appuntamento, tra virgolette, è al Ponte Granelli, dove c'è la confraternita appunto di Santa Caterina, che attende con ansia e trepidazione la presa in possesso di Maria.
uso questo termine perché è veramente un piacere da parte anche della Confraternita di Santa Caterina partecipare a questa processione con amore e con estrema preghiera. Allora, siccome il percorso sarà ancora molto ma molto lungo, regia, facciamo così, diamo la linea al telegiornale per completarlo e poi ci ricollegheremo di nuovo con il borgo di Badolato. Una piccola precisione. Prego. Badolato Superiore. Badolato Superiore, va bene. Ecco, cediamo la linea ai colleghi del telegiornale, andiamo a completarlo perché abbiamo lasciato in sospeso e poi riprendiamo la linea qui da Badolato. Ma tanto paura. Ma vado io verso sopra. Eccoci tornati in diretta da Badolato Superiore, mi hanno detto di, come dire, di precisare che si chiama Badolato Superiore. Siamo con l'assessore Bressi, Andrea Bressi. Tanto il saluto istituzionale, visto che il sindaco non c'è, ci sono tanti vostri concittadini che ci seguono dall'estero. Niente, comunque siamo finalmente dopo 2 anni siamo tornati a fare questa processione per la Santa Pasqua e diciamo che già vediamo che c'è un sacco di gente, gente che è venuta anche da fuori e siamo contenti comunque. Intanto qui in piazza c'è praticamente nessuno perché tutto il paese è dietro la processione, diciamolo pure. Sicuramente, perché la processione sta salendo la Pet degli Angeli, detto in badolatese, perché va al convento degli Angeli, poi scenderà, passerà per il paese, andrà al San Domenico scenderà di nuovo all'Immacolata, come il solito di Santo Sabato. Assessore, un saluto. A chi ci segue dall'estero? Comunque ringrazio tutti chi ci segue e diciamo che effettivamente vi aspettiamo qua se la vostra presenza, la vorremmo la vostra presenza se è possibile e ci sarete. Comunque un abbraccio a tutti da Badolato, Badolato Borgo, diciamo. Abbiamo precisato, Badolato Borgo. Il professore è d'accordo, sì?
Venga, venga qui, se no non la vedono. Poi c'è la Badoato inferiore, la Marina. Tutto è unico comune, giusto? Sì, sì, unico comune. Torniamo alla giornata di oggi. È decisamente anticipata. Un tempo le confraternite erano più nutrite, solo due sempre. Caterina, di cui io che questa qua, parte, questa con la cosina rossa, Mantellina, sì. Sanno che ha partecipato alla di ieri del Venerdì Santo e sta insieme alla confraternita di Sant'Enrico nella confronta. La confraternita del mio assente, no. Adesso non fa parte del fratello. Parte dell'Immacolata. Oppure nel seggio prima degli anni e vabbè, ormai si tagliamo giustamente. Che vecchio adesso. No, io non è che sono vecchio, però ci sono dei ragazzi che hanno voglia volontà di quello che effettivamente forse noi non abbiamo fatto. Sole che ci sta scaldando e va bene perché per domani purtroppo cerchiamo di riuscire ad avere. Certo, anzi se mi permetti a nome delle confraternite sia di Santa Caterina sia di Immacolata del Santissimo Rosario voglio salutare i nostri io ci saluto e un augurio per una Santa Pasqua. Persone di servizio andremo ben oltre. Sì, abbiamo avuto questo spazio dalla nostra rete anche perché la processione è laterale, arriva su Alborg e noi vogliamo offrirvi le immagini migliori, quelle più scrive, quelle che si accoppiano ovviamente a trovano luogo la via centrale, dove devo dire che è un percorso straordinario. Io ho avuto modo di ho mandato anche una puntata di radio con due puntate di radio. Questa processione l'abbiamo già vista in una puntata domenica in piazza. Devo dire che resta questo fascino, questa tra il rito sacro, credo di origine spagnola, e questo borgo. Beh, certamente il secolo e poi le tradizioni popolari si rifanno sempre come tradizione a tutto ciò che ha. Un po' di sacro c'è poco perché è davvero molto pure. C'è il trio, la croce, c'è mai santissimo, ma poi c'è una presentazione dei giudei che nel camminare dicono trascinato o covaccio covena, no? Questo è certamente che poi lo sentiremo, tanti che si inginocchiano a comando e si facciano le spalle, quindi sono vedi perché c'è anche questa fase di perdono che si chiede Cristo che è stato messo in croce prima madre di Dio appunto addolorata. Assessore, lei ha mai ricoperto palle solide veramente le braccia e le gambe comunque perché è un percorso quanto che dura, pesante vabbè penso che sarà una 80-100 kg e il Cristo morto dentro la bara pesa solo lui 33 kg effettivamente la statua del Cristo morto chilometraggio quanto è e vabbè può essere un 6-7 km mi pare inoltre comunque ci sono 7 ore di percorso forse qualcosina in più sottoso sì in mezzo alle viuzze. Poi sono le scalinate, tipiche scalinate, certo, di Badolà. Certo, quindi portare con sé appresso, quindi con devozione appunto, ma le statue diventa un pochettino stancante, però lo si fa con passione. Vedo un corteo, siamo un po' distanti, sì. Ci avviciniamo al monitor, così riusciamo anche a commentare probabilmente qualcosa. Dove sono lì? Qui adesso, ecco, questa è una salita molto suggestiva, esatto, io la ricordo perfettamente. Questa qui, fatta pietra su pietra, intorno al 1600. E questi che stiamo vedendo sono appunto i disciplinari,
che stanno salendo questa salita, questa sarebbero petta. Coloro che si fustigano. Esatto, quindi c'è questa lunga percorrenza. Nelle processioni i figuranti sono circa 200. Tanti. Tantissimi, sì, e quindi abbiamo questa lunga processione. Ma come trovate questa gioventù, assessore? Vabbè, la voglia, la passione di fare queste cose, diciamo, non so, ecco, quello che dicevo poco prima a un amico. Si è allargata, guardate sì. Quanta gente c'è dentro il percorso. Siamo lontanissimi dal paese. Esatto. Qui a sinistra, come vediamo, la strada è la fine della processione. L'inizio è già arrivata al convento lassù, quindi figuratevi tutto questo lungo percorso quant'è. Quindi è un percorso, quella strada è abbastanza lunga, no? Che così vi fa ascendere. Sì, quindi si deve tornare ancora giù e poi risalire. Appunto, si arriva poi a dove la curva è un pochettino più avanti e lì c'è il cambio. C'è il cambio della Madonna che avevamo anticipato prima. Questo invece è il libricino, se lo vuole far vedere. Che Canti popolari della Settimana Santa. Sì, che si è fatto andiamo davanti a favore di camera per far vedere questo libricino, eccolo qua, regia. Sì. Puoi staccare su di me, facciamo vedere questo libricino, vediamo se riusciamo ad averlo. Eccolo qua, ecco qui. Sì, un piccolo provo ad avvicinarmi, eccolo qua. Un piccolo libricino portatile. Facciamo tutto in tempo reale. Cosa c'è dentro? Ma dentro ci sono canti popolari, per esempio che cosa? Sì, tutti quelli che si cantano, i cantori, straordinaria. Come... Vogliamo sentire un pezzettino, una piccola particina del con la sua voce? Certo. Sì, sono anche cantore, quindi. Perfetto, allora. Lei canta pure, assessore, lei non canta, no. L'assessore non canta, non è canterino. Lei braccia possenti ma non canta. Sì, sì, va bene. Andiamo, facciamo sentire un pezzettino. Ma facciamo. Lei sa a memoria probabilmente. C'è un pezzo in dialetto o no? Ma c'è questa. Sì, ce ne stanno in dialetto. Questo la cantavano per dire le donne, ma era più una litania, era più una litania. Somiglia anche qui un po' a Stabat Mater, no? Sì, esatto. Come... Lo pianto di Maria Gesù s'affanna, Cristo fu condannato alla colonna. Questo è recitato, però. Sì, non c'è il cantato? No, leggiamo pure il recitato perché è interessante. Ah, sì. Allora, intanto rima baciata, mi pare. Sì, esatto. Lo pianto di Maria Gesù s'affanna, Cristo fu condannato alla colonna. Fu condannato le genti di Ranna, Iuda che l'aiuto a Dio non si danzonna. Gianni inciolza bene alla Madonna, subitamente ci portò la nuova. O Gianni, per l'affetto che ti porto, dimmi se figlio ma è vivo o morto. O vivo o morto non lo ritroviamo, la strada di Cafarno non pigliamo. Quando arrivavamo alla prima città... Ho tradotto tutto il dialetto, sì, Cafarno, sì, è diventato Cafarno. Sì, ma vai avanti. Sì, ok, sì. Non lo pigliamo. Quando arrivavamo alla prima città, già l'aiettiamo una potente voce, giusto per richiamare, no? Passa la lancia e la cavalleria, le chiove e i martelli preparati. Poi passa l'afflitta di Maria, ciangendo e lacrimando. C'è l'emozione. Ci provo io, vediamo sul dialetto se me la posso fare. C'è gente lacrimando per la via. Poi passa Cristo e dice a mamma mia, vaio alla morta e voi pazienza date. Avviene un figlio dei 33 anni, lo vitta in croce e lo vitta in via. Chisti non sulli peda, chi lo dai. Andiamo alla pagina successiva. Casa de Maria la Maddalena. La Maddalena. La Maddalena. Maddalena. Sì. Maddalena. Maddalena. Chisti ben gli occhi che tanto guardaro. Cuti chiudio. Cuti chiudio. Prego, sì. Vado avanti. Allora, cuti chiudio. Sì, cuti chiudio per domo guardi giù. La bella bocca che tanto parlavo, cuta chiudio per domo parra giù. Scorrao lo corameo, scorrao la luna. A Cristo ci mancavo forza e luna. Elena. Scurà lo cielo, scurà la terra, scurà Maria che è tanto bella. Contava uno, contava due, la fretta mamma andava giù. Contava due, contava quattro, la fretta amata andava un altro. Contava quattro e contava otto, la fretta amata o vita morto. Mi faccio in terra e nipetera piglio, nipetera sarebbe un'erba, nessuna mamma mora per un figlio. E poi c'è Luven, Novennaro, e io Novennaro qualche Marcio, verso lo ricordo perché il buon Cosimo Papa Andrea lo ha musicato lo scorso anno insieme a un'opera che abbiamo presentato insieme che si chiamava proprio Venerdì Santo. Sì. Novennari di marzo doloroso, nostro Signore alla croce fu miso. Quando giova a rimani è uno iuso e nato aro costato che era offiso. Continuo? Prego. No, la parte cantata questa non la sale, no?
No, questo è recitato. Questo è solo recitato. Le cantate, così vuole cantare, è più o meno così. Luvennari di Marzo Dolorosu, eccetera, eccetera. Sono stonato come una campana, lo è. Sì, no, questa da noi si recita le donne, le piedonne. Le piedonne, diciamo, è così, ecco. Appunto, che nella cena o nel Venerdì Santo pregavano o diciamo recitavano durante la liturgia sacra. Mentre questo qua sono quelle... Vediamo la parte cantata, vediamo cosa ci dobbiamo aspettare più tardi. Ecco, sono anche le stazioni, quindi immagino saranno le cadute, no? Le cadute, tutta la Via Crucis è cantata. Per dire, questa qui è molto bella e dice così. Sento l'ama ropia della dolente madre che gira tra le squadre intracciate so bene. Si fa fatica a capire le parole, però insomma certo. È tipico lamento, una sorta di litania, ecco, sì, che che accompagna un po'. Sono canti di dolore, sono canti che accompagnano. Che misteri dolorosi. E i misteri perché tutta la rappresentazione scenica delle Via Crucis è un mistero, come la morte di Gesù è un mistero, come il tradimento di Giuda è un mistero. E la cristianità che attraverso il patire di Cristo e quindi la resurrezione poi di Cristo, perché poi l'aspetto fondamentale è il domani, la Pasqua di resurrezione, la morte, ok, però poi la resurrezione che vale. Intanto si avvertono i canti. Dai, sì, siamo quasi, sì, ma questi vengono appunto dal convento degli angeli, antico convento francescano. Paese, sì, l'altra parte della montagna esatto, è disposto dalla parte alta, dalla sponda di un fiume, credo, c'è un fiume in mezzo? Sì, è un torrente, sì, Granelli. Ah, c'è il Granelli? Sì. Senta, facciamo un salto all'indietro, andiamo all'infanzia. Come la viveva? Com'era questa processione? Lo chiederò anche all'assessore. Sì, ma dunque, questo appunto, dato che si è tramandata da secoli, anche da piccoli, addirittura il Venerdì Santo, le campane non suonavano. E io ricordo i Troccarei, sì, diciamo, i Troccarei, che dato che le campane non potevano suonare, nessuno suonava solo di questo battere questo Troccarei. Io ricordo, c'era il percorso della Trocca o no? No, oggi no. E si faceva il Venerdì Santo la mattina, perché avvertivano i fedeli la morte del Cristo, sia il fatto che c'è la messa, che non potevano suonare le campane, dovevano avvertire la gente di andare a messa. E questi Troccarei uscivano per le strade, quindi non ragazzini, e facevano suonare questi Troccarei per segnalare la presenza del Cristo. L'ha utilizzata la Troccarei o no? Vabbè, quando ero ragazzino li costruivamo queste toccarelle che effettivamente... Come si fa? Sono due pezzettine di legno con uno spago attaccato, e quelle che facevamo noi piccole tradizionali, ma quelle che usavano, quello che diceva il nostro professore era diverso, era una tavola con due tavolette che sbattevano uno contro l'altra e segnalavano effettivamente la messa invece delle campane, perché eravamo in lutto per la morte del Cristo. Passava la mattina presto uno di questi credenti e passava per il paese e avvertiva che ci sarà la messa mattutina. Comunque questo era... c'è un'età di iniziazione per una processione del genere? L'età di iniziazione oggi sono un po' le cose sono cambiate, anche perché per dire gli alabardieri, no? Prima soltanto adulti potevano fare gli alabardieri e solo maschi, e solo non sposati. No, quelli erano gli alabardieri. Sto con un attimino. Abbiamo fatto un po' di confusione. Allora, gli alabardieri non potevano essere sposati ed erano giovanissimi.
i soldati romani non c'erano proprio, mentre gli incappucciati erano soltanto maschi e donne non ce n'erano. Sarebbero i penitenti. I penitenti, esatto. Questa era quello che era la devozione antica. Anche qui trascinano catene o no? No, catene non ne trascinano, qui hanno soltanto questa fustigazione, questi battenti che si sulle spalle e niente di più. Come tradizione antica, poi ricordo, la processione del Venerdì Santo, una lunga processione dietro Maria Santissima delle donne vestite a lutto e addirittura che piangevano. Perché le addolorate, proprio addolorate, perché era molto sentita questa. La settimana santa come comincia? Che cosa c'è? Inizia il lunedì santo. Dove? Le palme prima, no? C'è la messa C'è la messa delle palme e la domenica delle palme, però la settimana santa inizia lunedì santo, diciamo ufficialmente, con la vista dei, una volta si chiamavano così, dei sepolcri. E c'era la confraternita che visitava le chiese, e c'erano i sepolcri, e poi si andava alla chiesa matrice proprio per omaggiare e glorificare il Santissimo esposto. Ancora oggi si fa, lunedì santo la confraternita di Santa Caterina inizia, poi il martedì quella dell'Immacolata, il mercoledì chiude la confraternita del Santissimo Rosario. Anche questo qui aspetto simbolico, chi apre e chi chiude, perché poi in effetti la confraternita di San Domenico chiude il ciclo della visita dei sepolcri e apre poi la domenica di Pasqua per la confronta. Quindi tutto... Sepolcri in tutte le chiese ci sono? Come? Tutte le chiese hanno sepolcri? Prima sì, adesso si fa soltanto la chiesa matrice, perché diciamo c'è poco tempo e poco spazio e poca gente che purtroppo è venuta meno, insomma, ecco, eccoci qua. Tutto qui. Allora, regia, andiamo a vedere cosa stiamo mandando in onda per capire dove siamo, ci avviciniamo un po'. C'è il sole che sbatte contro il nostro monitor, intravediamo ben poco in questo momento, quindi mi pare che siamo ancora molto ma molto distanti, siamo più o meno al punto che ci eravamo lasciati prima, la solita salita. Infatti sì, è vero, la Madonna sta venendo giù, però stanno salendo. Quindi quella zona che avevamo visto prima alla base era la Madonna, adesso la Madonna fino è quasi su, è quasi su, che adesso passerà una buona mezz'oretta tra virgolette. E se possono riprendere le cineprese, possono riprendere quello che accade lì alla chiesa del convento degli angeli, è interessante. Allora, invito la regia a chiamare uno dei nostri cameraman e inviarlo proprio in mezzo alla processione, perché avendo due cameraman così lontani non riusciamo a carpire i suoni, e a noi quello interessa, e quindi spostiamo uno dei due cameraman che abbiamo nel circuito a portarli proprio all'interno della processione. Magari il segnale sarà un po' ballerino, però avremo modo di sentire in qualche modo i canti della passione. È quello che accade anche lì alla chiesa del convento francescano, perché c'è un movimento dove c'è Gesù che porta la croce, fa un percorso particolare insieme ai giudei, insomma è da vedere, una buona scena anche significativa. Ok, andiamo un attimo in break, regia. Thank you.
Eccoci rientrati in diretta, stiamo riposizionando in qualche modo le telecamere, è un percorso arduo anche oggi, forse molto più complicato di quello di ieri, nonostante la maestosità. Commentiamo qualcosa insieme. Dicevo, percorso più ampio perché è molto più il territorio che è coperto oggi. Sì, in effetti è esatto. Non è ancora giù, quindi ce ne vuole. Quando arrivano qua sopra dove c'è la nostra postazione, si parla intorno alle 18 dovrebbe arrivare, quindi poi ci sarà l'incontro, quindi è giusto che il nostro cameraman almeno un secondo si vada un po' a posizionare un po' più avanti e ci possa fornire un po' più di... Ecco, perché in questo momento stiamo vedendo ben poco la vera processione. Se il cameraman della postazione 2 va un po' più avanti è meglio, se riusciamo. Andiamo, avviciniamoci al monitor, vediamo di capire cosa sta accadendo all'interno della processione. Siamo sempre in quella famosa salita che porta su in quella chiesa o convento. Si sono allontanati anche, si è allontanato anche il nostro storico, il professore Rudi. Ecco, vedete questo serpentone di persone che sale lungo quella strada che non è in bitume, ovviamente non è liscia, ma è appunto il selciato, quindi è ancora più arduo il percorso e la salita molto più dura, dove la Madonna arriverà su e poi riscenderà, e lì poi da qualche metro più avanti ci sarà il cambio con le confraternite. È un momento anche questo di stasi e di attesa, perché il percorso è lunghissimo, ci vuole tempo anche per riuscire a riposizionare i nostri camera disposti nel percorso, ma solo dall'aspetto panoramico, quindi stiamo cercando di riuscire a mandare uno proprio in mezzo al corteo, riuscendo anche a carpire in qualche modo il capirete la grande difficoltà, perché insomma è una zona abbastanza bassa nella vallata e quindi la copertura è davvero scarsa. Quantomeno riusciremo a sentire qualche canto, o se non riusciremo ci perdonerete, lo faremo mentre torneranno su al centro, perché anche qua sopra sicuramente in tutto il percorso ci saranno sì i canti che farà la confraternita dell'Immacolata, sia quelli che farà la confraternita di Santa Caterina, quindi i canti ci saranno, tutto quanto sarà visto e mentre il segnale dovrà consentire questo, speriamo che ci sia questa possibilità. Adesso stiamo arrivando, quella che vediamo in alto adesso era la chiesa di Rocco, e dopodiché salendo anche la salita c'è fatto bene a chiarirlo, perché noi non sapevamo il nome della chiesa, quindi no, quella stiamo vedendo non si vede, va bene, se si prende la... Sulla destra c'era una piccola chiesa ed era Giarlocco, mentre l'altra chiesa, quella proprio il convento, è più in alto, è più nascosta adesso, però è tutta la scena che è lì, che va ripresa se possibile, è chiaro, perché capisco le difficoltà di ripresa e di segnale, perché è chiaro, è un problema. Del resto è un percorso decisamente vasto, è anche giù nella valle, quindi la copertura è davvero scarsa, vediamo molta gente però nel percorso e tante macchine posteggiate lungo la carreggiata, quindi vuol dire che tante persone sono salite dalla Marina o dai paesi limitrofi a venire a vedere la processione del Sabato Santo qui a Badolato. Ancora... Anche perché, scusatemi, molta gente sarà già lì sul piazzale. Ecco, questo in alto è il convento degli angeli che stavamo vedendo. E molta gente sarà lì proprio perché c'è questo momento particolare dove la processione segue un percorso molto importante. Ecco, questa piccolina che vediamo in alto a destra è quella, la chiesa di San Rocco. Quella più in alto ancora, a sinistra, c'è il convento degli angeli. E poi si torna indietro con questa strada e percorso.
Intanto c'è il panorama mozzafiato, è il caso di dirlo, molto molto bello, insomma. Il momento degli angeli è straordinario. Ci deve essere una veduta bellissima da lì, ecco perché abbiamo insistito a riuscire a posizionare un cameraman su in alto e credo lo stiano facendo, ci vuole un attimo di pazienza, infatti vediamo solo, infatti è solo una prospettiva stiamo vedendo ed è quella frontale, e ciò significa che l'altro cameraman si sta spostando e coprire una distanza così lunga non è assolutamente facile, quindi abbiate pazienza amici telespettatori e riusciremo in qualche modo a offrirvi il meglio di quel che possiamo, ovviamente per le dovute difficoltà che ci sono dal punto di vista logistico. Eccoci, stacchiamo pure sulla piazza che è desolatamente vuota, insomma l'attesa ancora è tanta per riuscire ad avere la processione proprio qui sul borgo di Badolato. Beh, il tuo impatto, la prima volta che vieni qua? Sì, la prima volta che vengo a Badolato Superiore, ci hanno detto di precisarlo, devo dire che è un paese che merita, sì sì. Molto antico e posizionato in alto e quindi ha una bella vista oltretutto. È un paese che si presta, quindi in qualità di direttore di Radici ti invito a farne un'altra, sì sì. Quella sì. Puntata l'abbiamo fatta tanti anni fa qui e quindi prima. Diciamo che merita un'attenzione particolare, quindi sicuramente ci ritorneremo. Perché state immerso nel verde, quindi è una cosa bellissima. Ho notato un paese molto molto ordinato, pulito e molto verde, anche la piazza stessa dove siamo, no, è un paese che tu merita. Tu forse non lo sai, ma lo chiedo al professore Rudi che lo saprà senz'altro, io lo ricordo, qui c'erano i ruderi di un castello in questa piazza. Anzi c'era attorno alla base, c'erano delle mura ma non del castello. C'erano delle più mura antiche? No, delle mura fatte dopo. E per contenere un pochettino il castello, perché in realtà era una montagna che superava quella casa lì. Sopra questa montagna c'era appunto il castello, castello di Badolato, che dal 1200. Che castello era? Castello dei. In che senso che il castello era? Che è appartenuto. Era un castello ovviamente difensivo perché qui ho una fortezza, una fortificazione. Anzi, cioè addirittura, non so se ce l'ho da presso, vi posso far vedere il castello come era una volta, è un dipinto fatto da quelli che erano al convento degli angeli, i monaci francescani, e facevano vedere appunto l'immagine della Madonna che era sopra, in trono sopra il castello. Perché ha battuto? Abbattuto perché l'incuria, il terremoto, poi non c'è stata più quella, è abbandonato. E quindi infatti molte case costruite da questo posto verso la chiesa di San Domenico, e anche le case qui sono state costruite con i ruderi del castello, per dire. Quindi, la piazza è sorta in tempi recenti? L'80, proprio abbattuta al suolo completamente. Potevano lasciare queste mura che giravano attorno perché erano anche belle da vedere, però si è pensato, e poi questa piazza è stata rifatta 3 volte. Probabilmente all'epoca non c'era la consapevolezza che potevano essere delle cose da custodire in maniera più gelosa, e purtroppo è così. Pensiero dove non si pensa molto a conservare, perché si pensa un pochettino ad altro, poi si medita, scusate. Sì. Adesso fortunatamente è un po' sì. Sì, adesso rispetto un po' meglio, rispetto a prima sì, e quindi c'è maggiore consapevolezza. Basta pensare cos'era prima il castello del mio paese, Roccella, che era un ovile, adesso sta tornando ad essere un palazzo. Esatto, infatti ho rivisto il castello da Roccella e ho visto quella parte di ovile che c'era, che lo stavano facendo per lui, quindi c'è stato questo recupero importante perché manca a Monasterace, bravo, lo stavo dicendo. Dico, non c'è l'attenzione, si pensa un pochettino ad altre cose. No, diciamo così. Regia, abbiamo immagini del movimento dei cameraman, abbiamo notizie? Oh.
quindi si stanno spostando, quindi i segnali sono ballerini giù in fondo alla valle. Purtroppo il sole è andato via, quindi minaccia, speriamo di no, imminente pioggia, ma per domani è prevista, ma l'aria di pioggia un po' si coglie, dobbiamo dire la verità. Una cosa strana, colgo al volo questo suo spunto di pioggia, stranamente, ma questo in maniera incredibile, poi coincidenza o no è da vedere, però stranamente, già so cosa vuole dire, non piove per la processione, no, durante la processione domenica, è anche una bella processione lunga, pioggia, 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 quindi domani sarà pioggia, no, dico pioggia, 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 no. Incredibilmente, quando c'è il momento dello svelamento, dell'incontro, coincidenza, ma non piove, è qualcosa di straordinario. Quindi attenzione, domani al momento della cumprunta, si chiama così, non pioverà, quindi la vedremo sicuramente dal vivo. Mano sul fuoco, è un anno partecipo sempre a questa confronta, ricordo che pioveva e c'era la difficoltà, chissà usciamo o non usciamo, ho detto no, abbiamo il seggio prionale, ho fatto parte anche del seggio prionale, usciamo, noi da parte nostra non deve mancare, usciamo e andiamo, perché la confraternita è lì, è chiaro, e no, non solo partecipo in pieno titolo con la confraternita del Santissimo Rosario alla processione. Bene, siamo arrivati piovendo, bagnati, siamo usciti che dove pioveva, siamo usciti insieme con la confraternita, arrivata al momento, 5 minuti prima, 7 minuti prima, uno squarcio di cielo azzurro che incredibilmente, dopo 10 minuti pioveva un'altra volta. Allora, speriamo che domani alle sue parole seguono i fatti, le previsioni siano esatte. Qui ho fede che incredibilmente qui c'è una protezione particolare. Addirittura un anno nella processione, però la vista, l'immagine, gli occhi, il cervello vedono quello che il cervello è. Durante la processione, perché poi ho fatto delle immagini, delle riprese, durante la processione ho inquadrato, perché hanno fatto volare delle colombe in augurio, no? Hanno fatto volare, e quindi con la telecamera sono andato a riprendere questi uccelli, queste colombe che volavano, e nel cielo una nuvola si è trasformata nel periodo che la inquadravo da nulla a un volto malefico, come se diciamo non gli piaceva il fatto che la confronta si fosse fatta. Però è una cosa che sono suggestioni chiaramente mie personali, però a inquadrarla bene ho detto qui porca miseria, e che è, però è chiaro che sono cose mie nel senso anticipiamo che... un po' il rito di domani bellissimo. La partecipazione è 3 statue o 2? 2 2 statue. Beh, ci sono paesi dove c'è anche la partecipazione di Giovanni. Qui Giovanni non c'è. Che rappresenta San Giovanni. Ah, ecco. Allora raccontiamolo un po'. C'è uno standardo che parte, so io. 2. 2 standardi. Allora, no, uno parte. Raccontiamo, alle 10 succede questo. Sì. Allora, quando parte c'è uno standardo di San Domenico che parte e arriva al convento degli Angeli, ridiscende ed insegue un tamburo che suona. Si rifà il giro praticamente. Ci rifà il giro e parte questo standardo che arriva al convento correndo perché deve raggiungere un tamburo che suona. Questo tamburo sta a segnalare la resurrezione di Cristo, e quasi quasi lo standardo vuole far tacere questo tamburo, stranamente. Non ci riesce quasi mai, qualche volta ci è riuscito, però lo raggiunge e lo buca. Ah. Una volta c'è riuscito. È successo? È successo, sì. Però poi la processione è proseguita come se... Non cambia nulla. Se... No, non cambia, per fortuna, non cambia. Però la scena è questa. Poi ritorna questo standardo e si ricongiunge in un punto prestabilito della processione che con il Cristo scende e fa la processione del paese. Quindi ci sarà anche il Cristo? Il Cristo che scende. Il risorto, in sostanza. La Madonna rimane lì. Ferma giù. Ferma lì, a prepararsi. San Domenico? San Domenico, perfetto. Siamo il Cristo, sulla nostra sinistra? Esatto, sulla sinistra. La il Cristo là in alto? Sì, perché tutto parte da lì. Poi il Cristo parte da quella chiesa, non vedendo ovviamente la Madonna, è chiaro. Parte da San Domenico, da San Domenico il Cristo, con i confratelli di San Domenico e con la confraternita di Santa Caterina che rappresenta San Giovanni. Fa tutto il percorso, arriva poi un lungo percorso per il paese, e
il corso principale, arriva alla chiesa di chiesa matrice. Santa Messa, brevissimo, Santa Messa, perfetto, ve la daremo in diretta domani, eh. Vedremo tutto questo movimento in diretta fino alla Santa Messa, che trasmetteremo in diretta, e poi c'è la confronta, questo momento particolare della confronta, dove appunto parte il Cristo con la confraternita di Santa Caterina, si avvia, passerà da qui, da questa stradina, arriva a un certo punto. Arriva a un certo punto dove poi questo stendardo, diciamo, di San Domenico, da Maria raggiunge il Cristo, inchina, raggiunge il Cristo, inchina, inchina, per comunicare a Maria l'avvenuta risurrezione del Cristo. Però Maria, madre di Dio, non crede. Comunque, già Maria Santissima si è già spostata come statua, si avvicina verso l'incontro. Ecco, qualche precisazione mi sta arrivando attraverso i social. Il castello era del principe Toraldo, quello che era qui. Ora, sul... Dopo, sicuramente sì, era anche del principe Toraldo, però se parliamo del principe Toraldo siamo intorno al 1500. Quindi il castello era del 1200, ok. Però, piccole precisazioni storiche. Quindi, nel punto stabilito e preciso, in prossimità quindi della confronta, quasi vicino al punto, con il Cristo dietro, lo stendardo di Santa Caterina si muove, parte veloce, verso Maria. Fa l'inchino a segnalare che il Cristo è veramente risorto. Maria a quel punto parte, fa tre inchini e lo svelamento poi. Allora, vediamo se abbiamo immagini, perché siamo riusciti ad arrivare con un cameraman vicino alla chiesa. E quindi vediamo se riusciamo le immagini da lì, che è un altro punto panoramico, ma dobbiamo vedere se è coperta dal segnale. Vediamo se ce l'abbiamo, aspettiamo regia, si stanno riposizionando i cameraman, facciamo tutto in tempo reale, quindi abbiate pazienza anche per qualche difficoltà di audio che abbiamo, ma operiamo in condizioni davvero difficili con una scarsità di segnale, quindi è per quello che spesso trovate l'audio un po' ballerino, così come il video. Mi pare di non avere immagini, quindi mi sa che ancora non ha... Stiamo posizionando la telecamera, qualche attimo di pazienza. Mandiamo lo spot intanto, regia. Spot di Badolato, ne vale la pena davvero. Eccoci tornati, e campeggiava la scritta benvenuti a Badolato, ve lo ribadisco ancora, venite su questo borgo perché ne vale la pena. Ecco le telecamere ravvicinate, ma non vogliamo vedere gente, vogliamo vedere però la processione. Sì, siamo quindi nel piazzale del Convento degli Angeli, certamente. Ed è tutto adesso dentro, se la telecamera può entrare dentro la chiesa sarebbe una cosa buona. Dentro la chiesa? Sì, dentro il convento, la chiesa però. Eccolo. Comunichiamo al cameraman di entrare all'interno della chiesa. Io ho ancora un'immagine panoramica delle tante persone che ci sono su, assiepate davanti alla chiesa, e altre che aspettano ovviamente giù, per poi ci sarà vicino al ponte il cambio della Madonna che passerà dalle braccia da una confraternita all'altra. Sta entrando all'interno della chiesa, vediamo se riusciamo ad avere le immagini. Un attimo di pazienza ancora, avrà fatto anche una gran fatica il cameraman a arrampicarsi fin lassù.
Niente, non vedo altro che... Stiamo aspettando che si posizioni, intanto state avendo la solita immagine, quella panoramica, che un po' racconta anche la natura intorno al posto, anche ordinata. Niente, evidentemente avrà qualche difficoltà di segnale, non riesce ad agganciarsi. Al limite lo riposizioniamo fuori, se all'interno della chiesa non riusciamo ad avere immagini. Peccato, perché... Meno male che il tempo è in qualche modo ha retto fino al momento, si è alzata una leggera brezza, ecco, è all'esterno. Sì, ci riposizioniamo anche noi. Siamo, ecco, l'attesa, siamo ancora in attesa di capire se riusciremo ad avere immagini che dall'altra parte della montagna, praticamente dalla valle, meglio, c'è un fiume in mezzo, un torrente, e poi il convento su in alto. Sì, però inquadriamo qualcosa, come dire, di movimento, non i ragazzini che bevono l'acqua, ecco, altro di più interessante, è questo che volevo suggerire. Ecco, si sta posizionando dentro la chiesa, finalmente riusciamo ad avere qualche immagine anche da lì. Siamo all'interno, un attimo di pazienza, vediamo. Segnale abbastanza debole lì, quindi abbiate pazienza, vediamo se riusciamo ad avere niente da fare, non abbiamo più l'immagine, svanita di colpo. Allora torniamo in piazza, raccontiamola così come la ricordiamo, professore. Ma indubbiamente, dentro c'è anche questo rito dove appunto ci sono i disciplinari che messi a sinistra e a destra si fustigano, ed è la croce che con Gesù e con i giudei entra dentro e fa dei percorsi verso l'altare maggiore al ritorno per rendere omaggio al Santissimo Esposto, inchinandosi anche lì e facendo questa forma di rito antico di devozione. Anche all'esterno questa croce con gli giudei andavano e tornavano dalla croce esposta, si chiama la croce di limite, anticamente veniva messa a distanza dal convento, e questa croce di limite stava a significare che nessuna parte avversa poteva valicare quella croce, soprattutto le figure maligne, il demonio e tutto ciò che, e quindi erano pietre di limite, croce di limite. Ne abbiamo una sala chiesa di San Domenico, croce di limite, e una qui al convento domenica. Cioè, ecco. Il simbolismo infinito questo. Sì, ma è chiaro, ma tutta la cristianità è fatta, la religione cattolica si basa sul simbolismo, anche perché il simbolismo serviva a far capire bene e meglio alla gente, perché la gente, ricordiamoci, andiamo a commentare, professore, vediamo di cosa si tratta, per quello che riusciamo a vedere. Ecco, siamo all'interno. Perfetto. Però sono in pausa, hanno fatto quello che dovevano fare e l'hanno fatto. Adesso appunto, ecco, questa è la varetta, la bara sta a destra, e c'è Maria Santissima in attesa, perché verrà ripresa sia la varetta, questa qui, con il Cristo deposto, e poi la Maria, poi c'è, ecco, questo è uno dei giudei, questo è un capo giudeo, no? I giudei hanno l'abito anche giallo, il giallo rappresenta anche simbolicamente un qualcosa che ha anche come colore l'abito di Giuda, quando si è impiccato, l'hanno dipinto di giallo, proprio perché... L'iconografia vuole così, insomma. Sì, ma perché la simbologia del giallo sta a significare il tradimento, la falsità, e quindi dipingevano l'abito di Giuda, appunto giallo, e anche i giudei l'hanno fatto di giallo, il colore, proprio perché rappresenta simbolicamente il tradimento e il discorso di tutto ciò di offensivo che nei confronti di Gesù Cristo. E tanto le immagini ovviamente fanno il giro del mondo, e sui social, su Facebook si interagisce anche con noi, ricordiamolo, potete farlo attraverso il nostro canale di Telemia,
dove vi stiamo offrendo sin dall'inizio questa rappresentazione. A differenza di ieri che io potevo interagire con voi, oggi di meno perché il segnale qui è scarso, infatti l'abbiamo di nuovo perso anche sul monitor, e quindi invito la regia a intervenire anche sul mio monitor per capire che l'immagine è svanita, quindi siamo davvero al buio adesso. Le immagini che vi arrivano sono dentro la chiesa, mi suggeriscono, ma io non vedo più nulla purtroppo. C'è una grande difficoltà purtroppo nel segnale che arriva scarso qui in piazza, figuratevi giù a valle, quindi abbiamo fatto di tutto per riuscire ad avere il meglio. Rimaniamo con le immagini nella chiesa e proviamo a ripristinare almeno il nostro preview per capire cosa si manda in onda, perché è difficile lavorare così al buio. Abbiate pazienza, momenti di estrema difficoltà, avremo modo di rifarci con le immagini ravvicinate, magari anche con la suggestione dell'arrivo del tramonto, e quindi sarà ancora più bello vedere le figure che si muovono all'interno del borgo, di questi 200 e passa figuranti che stanno riempiendo le vie esterne, cioè le strade extraurbane ancora del borgo di Badolato. Siamo sempre immagini che vi giungono all'interno della chiesa, dove è finito il momento della fustigazione. Allora, dobbiamo provare, mandiamo lo spot allora ancora. Anche in voce sono le immagini che vi giungono dalla chiesa, quindi momento interlocutorio, sono fermi. Sì, adesso diciamo un momento di pausa, tra virgolette di riposo, perché c'è anche il cambio del Cristo qui, e quindi ovviamente c'è tutta un'attesa che
tra poco ripartire la processione per arrivare quindi a quel punto di scambio della Madonna. Quindi adesso siamo in, appunto, ecco, se vediamo un attimino l'immagine a sinistra dopo la Madonna, l'altare maggiore, quell'altare maggiore è, cioè, l'altare dove c'è una pala, no, dove c'è una scultura di Fra Diego da Careri e di Santa Maria degli Angeli, appunto con gli angeli. È una scultura che è stata appena recentemente restaurata, di una straordinaria bellezza, del 1600-1700 circa questa scultura, ed è straordinaria. Anche questa chiesa era un convento francescano, molto, addirittura c'era una biblioteca e c'era una scuola appunto di monaci anche, dove andavano a studiare, e ricco patrimonio storico-culturale della, sì, di queste tradizioni religiose. Abbiamo avuto due ordini religiosi molto importanti qui a Badolato, l'ordine francescano e l'ordine domenicano, quindi ovviamente questi due ordini hanno impregnato, diciamo, hanno fatto ricco la cultura religiosa del nostro territorio. Poi le confraternite ovviamente hanno cercato quindi di realizzare quanto era di tradizione di devozione popolare. Una ricchezza enorme che le confraternite stanno cercando di mantenere far durare nel tempo con sacrifici e molta disponibilità. I giovani ce ne sono tanti, ma purtroppo i giovani sono anche impegnati in altre situazioni, ed è sempre un grande affare per cercare di recuperare sia il passato sia di cercare di mantenere il presente. E quindi vediamo nell'immagine appunto i fedeli che si avvicinano sia alla statua di Maria Santissima Addolorata sia alla varetta. Questa è la panoramica con lo sguardo verso il convento francescano, e quindi è qualcosa che possiamo dire è importante e significativo. Tutta la Settimana Santa che si svolge a Badolato è significativa e rappresentativa, come in altre tradizioni e culture dei nostri antichi borghi della Calabria, dove c'è tanta ricchezza che va conosciuta e valorizzata. Speriamo che anche queste trasmissioni, queste presenze nel territorio riescano un po' a muovere le teste, a muovere le masse, a muovere le intelligenze, per far sì che non perdiamo nulla del nostro passato, perché è importante non perdere il passato o dimenticare il passato, è una ricchezza che dobbiamo mantenere. Quella che vediamo adesso che sta girando attorno è una alabarda, ecco appunto questo è un capo alabardiere. Stiamo vedendo i figuranti, questi fanno parte della confraternita dell'Immacolata con l'abito celeste, azzurro, tutto qui insomma. Lascio le immagini che scorrono per farvi vedere meglio le scene. Allora, immagini ancora all'interno della chiesa, dove si sono posizionati i nostri cameraman. Connessione che da noi è ballerina, quindi vediamo e non vediamo spesso il preview, non dipende ovviamente dalla nostra volontà, ma dal segnale scarso che arriva qui sul borgo di Badolato. Andiamo sull'audio di quanto sta accadendo, così anche per renderci conto. Thank you.
All'interno del convento di San degli Angeli, convento francescano, un ordine importante, realizzato qui, creato, sviluppatosi intorno al 1600, e i francescani hanno sempre avuto un riguardo particolare verso le devozioni e le tradizioni popolari, con umiltà e con devozione. Qui vediamo la fratellanza di San Domenico che sta, diciamo, riposando, riquadrando un pochettino le cose, perché c'è un lungo anno da fare. Quello che vediamo adesso in fondo è appunto la palla d'altare con l'immagine di Santa Maria degli Angeli, una scultura di Fra Diego da Careri, l'abbiamo detto prima, è straordinaria. Per fortuna ancora abbiamo molte cose che si conservano all'interno di questa chiesa, ce n'erano delle altre, un pochettino si sono perse nel tempo, purtroppo per incuria, per tante situazioni trascorse, per fortuna si è posto rimedio e adesso abbiamo un po' quello che vediamo conservato nel tempo. Insomma, tanta roba da vedere. Domani sarà anche un'altra giornata importante qui a Badolato, perché appunto sappiamo che ci sarà la pronta, appunto, l'incontro tra e Maria Santissima. Quindi un'altra giornata dove ci sarà sicuramente una grandissima partecipazione di gente. Insomma, devozioni popolari e tradizioni che sono una ricchezza per lo spirito e per il corpo, con grande importanza. Ottimo, così si vede anche meglio, e abbiamo le immagini. Qui abbiamo una alabardiere che si sta preparando, perché sicuramente si stanno approntando perché si riprenderà appunto la processione, e infatti penso che sì, è il momento dove adesso prenderanno forma, si inizierà adesso, si riprenderà la processione, infatti sono i confratelli che si stanno avvicinando per prendere appunto, prego. Sì, stiamo riposizionando adesso i nostri due cameraman sul percorso, anche perché è un momento interlocutorio che abbiamo vissuto, mi pare che c'era poco da vedere, anche se qui non c'è tanto altro, siamo in piazza che comincia ad affollarsi per l'arrivo della processione. Aspettiamo ancora, c'è attesa per vedere se riusciamo ad avere immagini diverse da quanto abbiamo visto fino ad adesso, magari fuori dalla chiesa si riesce ad apprezzare qualcosa. Andiamo, vediamo le immagini. Ecco, siamo nel corteo praticamente, e dove abbiamo posizionato uno dei due cameraman. Tante alabardiere, vedete quante ce ne sono, quanti figuranti
l'ho ancora staccato sulla piazza. Abbiamo un'evidente difficoltà, perdonateci, ma è difficile offrire una processione così ampia, coprire uno spazio di chilometri, perché sono tanti i chilometri che stiamo riuscendo a coprire con tre segnali in concomitanza, quindi viene molto molto complicato. Vedete quanti figuranti in questo momento? È un momento di stasi evidente, si vede che non è ancora ripreso il corteo, e noi concediamoci un'altra pausa, regia, andiamo a dare spazio alla visione dello spot di Badolato. Eccoci tornati in piazza, è un momento interlocutorio, ve l'avevamo annunciato poco fa. Noi intanto operiamo anche con il portatile per riuscire ad avere in qualche modo anche in tempo reale ciò che accade lungo il percorso. Tra pochissimo dovrebbero iniziare a scendere. Sì, tra poco mi suggerisce il professore che dovrebbero ricominciare a scendere, ma è una fase importante. Ancora siamo distanti, e tanto distanti dalla parte dove ci troviamo noi, quindi occorreranno probabilmente oltre 30-40 minuti, forse di più, per risalire tutta la strada percorsa e poi fare il cambio con le confraternite, come abbiamo detto prima, anticipato nella prima parte di questo nostro collegamento. Sembra che qualcosa si muova adesso. Sì, sì. Ecco, è ripartita. Qui adesso c'è una lunga fase di discesa. Andiamo sull'audio originale loro.
sì. Ecco, fase di discesa dal convento, i primi passi mossi dall'intero corteo, si intravede anche la statua della Madonna che già ha preso la discesa, che sarà lunga, in un selciato, come diceva prima il professore, settecentesco. Siamo invece all'interno della chiesa, sono ancora i penitenti che aspettano di riprendere il percorso. Siamo una fase di discesa. Perfetto, sì, infatti questa è la croce, come la chiamiamo noi, croce avanti, quella che dà inizio alla processione. Ha un nome a sé? Sì, ogni momento della processione ha una storia a sé, è un momento a sé. Tanto teatrale pure, no? Sì, appunto, è particolarmente teatrale. È come dei quadri teatrali. Esatto, infatti, ripeto, abbiamo questa croce avanti, poi c'è sono i disciplinari, c'è la bara del Cristo morto, c'è il Cristo vivo con i giudei, cioè è a sequenza anche temporale, per far capire un po' l'importanza di questa via dei misteri, percorso dei misteri e di Maria Santissima che poi chiude questa rappresentazione scenica bellissima, anche perché poi il paesaggio, ecco qua, qui abbiamo i due ladroni, anche questi due personaggi. Andiamo sull'audio originale adesso, regia. Sì. Ancora non è un momento di canto. No, il canto c'è davanti la Madonna. E quindi ancora no. Come inizia a uscire la Madonna, c'è il canto. Se non addirittura dentro la chiesa, come la prendono? Ecco, questi sono i due ladroni scalzi ovviamente. Queste due figure sono state inserite intorno agli anni 90, prima non c'erano. Li abbiamo inseriti proprio per rendere più verosimile quello che era. Quello è un tronco leggero, sì, non è? Sì, certamente. Altrimenti sarebbe stato un po' troppo. Però è realizzato in maniera tale che appare pesante. Tutto lì. Aspetta, i vestiti vengono fatti a mano? Sì, certamente cuciti a mano. Tutti qua? Tutti da lavorare? Sì, certamente sì. Anche perché abbiamo delle valide sartine che anche lì con devozione e amore fanno queste. Questi sono gli alabardieri, questo è un capo alabardiere, eccoci qua. Come vedete anche il casco, tra virgolette, è ricco con garofani e merlette, pizzetti, tutto particolare. Ecco, un elmo più che un casco. Sì, elmo, sì, esatto. Anche colori diversi. Sì, colori diversi. Perché... Beh, i vestiti sono belli, molto suggestivi. Sì, sono belli. Anche i colori contro il verde danno. Ecco. E quelli in giallo chi sono? I giudei, appunto, ecco, quelli giudei. Che portano e trascinano e quelli che poi dicono e gridano. Adesso andiamo sull'audio originale invece. Ecco, adesso il Cristo si avvicina e va. Almeno stanno facendo sentire quello che... Eccoci, siamo tra i penitenti in modo di fustigazione, no? Come vedete hanno anche delle calze bianche, tutto bianco. E qui abbiamo diverse donne vestite di alabardieri, prima non era consentito, adesso si è dato spazio anche alla parità, anche a questo. Sì, tra virgolette parità, ma anche perché è giusto che la partecipazione sia fatta
in maniera equa, insomma, senza l'importante che ci sia fatta, sia fatta con serietà e in preghiera anche queste scene qui, anche perché tutte queste persone, considerate le ore di, e sono sempre presenti dal primo momento fino all'ultimo, quindi... come se avessero gusto a non fare tutto in fretta, cioè godono istante per istante, certo, di questo ruolo. Certo, perché è una presenza attiva, non è passiva, quindi lo fanno con passione e devozione. Certo, ripeto, c'è molta teatralità, ecco la corona di spine anche. Ha significato del Cristo, anche della corona di spine del Cristo, l'incappucciato, richiamano un po' i vattienti, no? Quelli che noi conosciamo meglio. Sì, come nocera terenese. Ah sì, è nocera terenese. Anche se lì non sono incappucciati, però. Esatto, lì non sono incappucciati, ma lì, tutta un'altra storia. Li fanno tutti in maniera molto più cruda, insomma, sì, il sangue, sì, che scorre, sì, 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 con il vino. Esatto, esatto, sì, perché anche per disinfettare le ferite, tra virgolette. Sì, sono tutti riti che, appunto. Ma mi pare di vedere scene di rappresentazione, poi la figura del prete che ci azzecca dentro questo corteo. È sempre una processione religiosa, è sempre una processione, c'è la statua di Maria, è una processione religiosa, che poi ci sia questa teatralità, ecco, quello è il prete. Abbiamo anche la parte anche pubblica, insomma, laica, della rappresentanza del comune. Certo. Abbiamo visto, quindi è una delle... Pasqua è molto più facile, ma questa è una delle presenze in genere. Venerdì Santo c'è, cioè, la parte comune, invece anche qui, anche il sabato, quindi si capisce anche da qui l'importanza che si dà a questa processione. Io direi rappresentazione più che processione, perché insomma è una sorta di quadri spezzati della passione del Cristo che vengono messi insieme con tutti i simbolismi in un lunghissimo percorso di chilometri che mette a dura prova tutti, cameraman compresi, perché insomma è difficile, certo, seguire e cogliere i particolari in così tanti attori, no? Perché sono più di 200 rispetto agli altri. Sono i giudei e il Cristo sotto la croce, perché sono scalzi e con queste pietre, sassi, durante tutto il percorso. Io un anno ho fatto il giudeo, molti anni fa, e sinceramente alla fine, alla serata, quando sono rientrato poi a casa, ho dovuto proprio, avevo i piedi messi male, insomma, dovuto... Alla fine sembra più un gioco, ecco, il richiamo sembra quello, perché non si dà l'idea del pathos, almeno nelle parti così più libere, quelle più crude forse un po' sì. Ma certo, è chiaro, c'è anche questo. Io prima parlavo di teatralità, no? Di scene, è normale, chi partecipa fa anche questo. Ecco, vediamo il bimbo proprio sulla sinistra. Esatto. È una sorta di iniziazione questo. Sì, esatto. Un bimbo che si è vestito per gioco, no? Infatti è una sorta, una storia sui bimbi che partecipavano a questa diciamo rappresentazione di Alabardieri, ma è tutta una montatura così creata d'arte. In realtà i bambini sono stati inseriti per farli partecipare, basta, niente di altro, tutto qui. Ecco, questa è il Sabato Santo del Badolato Borgo, o Badolato Superiore, come ci suggeriva prima il professore. A me piace chiamarlo Badolato Borgo. Normale si dovrebbe dire così. Questo termine borgo l'ho messo anch'io durante le varie cose che ho fatto, perché borgo antico, perché appunto è un borgo antico, con tutta la sua storia, le sue vicissitudini, con tutto ciò lo rendiamo ancora presente e attivo. Io vedo quasi fermo, c'è cioè un incedere molto lento per arrivare giù. Ecco, guardate, già, ci siamo quasi all'incrocio, però. Perché già, diciamo, la serie dei fustiganti sono già partiti. Adesso vedi, si stanno muovendo gli alabardieri e dopo ci sarà la croce.
Ecco, adesso si stanno avviando. Siamo vicini, ecco il borgo sullo sfondo, questa è una bellissima immagine, ecco, teniamola un po' regia perché ne vale la pena, avvisiamo il cameraman che sta dipingendo cose importanti adesso, davvero bravo, 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 una bella, bella immagine che dà l'idea del posto dove siamo, il borgo arroccato su questa rupe magnifica. Il paese che era praticamente spopolato, si parlava di paese in vendita tempo fa, poi ripopolato dai curdi che sono arrivati con una barca qui sulle spiagge, e poi invece un borgo che improvvisamente ricomincia a rivivere e respira, oggi devo dire a piena vita. Sì, sì, consideriamo che Badolato intorno agli anni 50, prima delle grandi emigrazioni, è arrivata a raggiungere intorno a 4.800 persone. Ecco la croce intanto. Esatto, questa è la varetta, questa è la bara dove c'è il Cristo. Ecco, non si riusciva a vedere, invece è proprio lei, è proprio la bara. Beh, io ovviamente questa è la bara. Ieri l'abbiamo chiamato Naca a Davoli, qui invece diventa bara. Varetta? Sì, la vara, no? La varetta. È quel Cristo. Eccola una immagine ravvicinata finalmente, si riesce a cogliere appieno anche la bellezza della scultura di questa. Ecco, qui vediamo appunto anche i giovanissimi che sono così a prendere questa varetta, a portare durante il percorso, questo è positivo perché le persone adulte diventano anziane nel tempo e quindi viene un pochettino più difficile. La varetta viene portata dall'Immacolata? Sì, sempre. Sempre. L'unico, praticamente è una statua che è custodita nella loro chiesa? Sì. Anche la Maria Santissima, però appunto in quel punto dove parlavamo prima, la Madonna deve essere ceduta. Passamano, esatto, alla confraternita dell'Immacolata di Santa Caterina, che poi la cederà in questo punto preciso. La partecipazione anche tra le confraternite di personaggi giovanissimi, vedete, ragazzini. Che sono divenuti confratelli. Lo fanno con gioia. Beh, questo si vede anche dai loro volti. Quello che personaggio è? Quello con il mantello rosso? Sì. Ma la bardiere, è un capo alla bardiere, un responsabile. Qui sono confratelli. Eccolo, questo è il primo piano. Sì. Dalle consorelle. Adesso abbiamo le consorelle nelle confraternite. Prima non c'era. No. Alle donne non era consentito. Questo ruolo non dei ruoli di questo tipo. No. Ma per tanti motivi, ovviamente. Ecco la panorama visto dall'alto, dall'altra parte della vallata, ed ecco la discesa. Peccato è saltata la telecamera, era una gran bella. Come abbiamo visto dalla scena della discesa, no? Abbiamo visto che la processione era già arrivata a metà della discesa e ancora la Madonna deve uscire dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli. Quindi purtroppo non abbiamo uno dentro, non è che può fare tutto. L'altra cosa è per tutto qui. Non arriva il segnale là sotto. No, adesso sta partendo la varetta, lentamente ovviamente perché il percorso appunto è lungo ed è un percorso dove... La telecamera che sta seguendo tutta la processione. A lenti passi. Eccoci, ecco un panorama ancora stupendo. La chiesa matrice. Dovremmo riposizionare, questa è la chiesa matrice dove trasmetteremo la Santa Messa domani, dovremmo riposizionare il secondo cameraman e mandarlo a Granieri. Sì, a meno che non si vuole far sentire adesso i canti che fanno la Maria e poi andare, perché fino a che Maria Santissima arriva giù al ponte ci vuole un tre quarti d'ora, una mezz'oretta abbondante, e quindi abbiamo questo momento che, come vediamo, a lenti passi la processione
è partita sì, ma lenti passi si avvia verso il prosieguo della processione per arrivare poi al... Ecco, questa è la banda che segue tutto il percorso, anche qui molto faticoso anche per la banda seguire il percorso processionale. Sì, ma non posso stare con voi al telefono. Qui abbiamo ecco, la fratellanza di dell'Immacolata, anche con molti ragazzini giovanissimi, cosa positiva che anche questa, la partecipazione alla processione. Abbiamo visto il tamburo, ecco, piano piano si avvia la processione, molti confratelli sono presenti in questa rappresentazione scenica. Ecco qui, adesso abbiamo i giudei con il Cristo e stiamo vedendo quello che è rappresentato in questa processione dei misteri dolorosi di nostro Signore Gesù Cristo. Una cosa interessante, il cameraman sta seguendo in maniera attenta le varie fasi, le varie scene, non facile per loro questo lavoro, sia per l'audio sia per le immagini da riprendere, insomma, bravi. Sì, volevo dire che ovviamente non è possibile far vedere tutto perché diventa complicato coprire un territorio così vasto. Ecco, infatti abbiamo difficoltà proprio giù nella valle perché il segnale lì diventa più basso. Ecco, stiamo scendendo verso valle, adesso l'avvicinamento è verso il ponte dove ecco, siamo proprio davanti alla Madonna, credo. No, la croce di limite, come per la croce, allora dobbiamo posizionare il cameraman vicino alla Madonna, così la Madonna è dietro, però così riusciremo ad avere anche l'incontro praticamente con le confraternite, i relativi canti, è il momento essenziale. Siamo anche seduti perché un po' di stacco l'abbiamo avuto pure noi, magari immagini adesso ne arrivano dall'altra parte della valle, vediamo dall'altra telecamera se ce l'abbiamo posizionata oppure no. Comprendiamo la fatica che stanno facendo, ecco, ancora, ma è distantissimo però questa telecamera, è questa che doveva in qualche modo andare giù per riuscire, ecco, proprio l'immagine che abbiamo intravisto poco fa dà l'idea di quanta gente c'è nel percorso. Segnale instabile, andiamo con la telecamera panoramica sulla vallata, quella tiene in qualche modo? A meno ci dà l'idea di partecipazione della processione. Niente, evidentemente non abbiamo ancora il segnale, il riposizionamento è sempre complicato. Allora si può intravedere poi qualche scorcio panoramico. Tanto cara la sera anche qui a Badolato, forse si è un po' nascosto il sole, dire il vero. Speriamo bene per domani. Speriamo bene. 16:02, siamo in diretta da Badolato, ecco la lunga discesa che ancora prosegue, non si è giunti praticamente tutti sulla strada principale, ecco la Madonna, adesso dovremmo vedere, eccola lì, sullo sfondo, certo. Una bellissima statua peraltro. Sì, ce ne sono due, questa dell'Immacolata e poi c'è quella appunto di domani, è un'altra statua di Maria che fa la confronta, ovviamente, ma tutte e due bellissime. E questa viene anche poi fatta in rappresentazione durante la processione dell'Immacolata l'8 dicembre, e questa è la statua che ovviamente raffigurerà Maria dell'Immacolata. Chissà se abbiamo anche il momento di canto, di preghiera, riusciamo a coglierlo, andiamo sull'audio originale.
sicuramente vicino alla croce di convivenza ci sarà una stanza. No, c'è vuoto totale al momento. Siamo di spalle a Maria e sullo sfondo il borgo di Badolato col campanile che si regge, quello della chiesa matrice, posto su in alto. Intanto devo dire bravo ad Albano che è riuscito in qualche modo a entrare nel corteo e a regalarci queste immagini. Ecco, magari qui c'è il canto, andiamo sul live. Il canto finito, il corteo riprende vigore. Dove siamo qua? Qui siamo proprio vicino a quella croce di limite che le stavo dicendo, proprio vicino al convento di Santa Maria. Ancora per l'incontro ci vuole con le confratelle. Perché c'è tutta questa discesa che bisogna fare per arrivare a quel punto di incontro che ho detto prima, dove c'è lo scambio delle confraternite di Maria, appunto. Diciamo una mezz'oretta, 20 minuti sicuramente andranno via. Sempre sullo sfondo avete visto il... Ecco, siamo di nuovo nella piazza, abbiamo staccato con le immagini. Tanto rendo ancora grazie ad Albano Angilletta che ci ha fornito quelle immagini live della processione, si è inerpicato fin lassù e poi ha fatto tutta la discesa, la sta facendo a dire il vero, una grande mole di lavoro che ha fatto per fornirci immagini, eccole che stanno tornando, ecco sfondo del borgo che si avvicina sempre di più, vedete? Siamo in aperta campagna lì ed è un selciato che porta nella provinciale, esatto, che sale su a Badolato, borgo.
Ovviamente il ritorno... Prego, prego, professore. Ovviamente il ritorno a Badolato non si farà e non si effettuerà lungo la strada statale, ma c'è un altro percorso irto che sale per arrivare e poi ricongiungersi qui alla chiesa di Santa Caterina e arrivare poi qui alla... E lì sarà un bel percorso di viottoli, di, insomma, particolare anche quello. Allora, regia, a questo punto spot, andiamo a vederlo a Badolato come l'abbiamo immaginato in 30 secondi. Eccoci, eccoci tornati in live, abbiamo ancora difficoltà con le due camere che sono poste nel percorso, una a dire il vero è nel percorso, l'altra potrebbe avere il segnale per inquadrare la totalità, regia, datemi conferma, se no lo facciamo spostare, è inutile che teniamo ferma lì, ormai da più di un'ora ferma. Vediamo se riusciamo ad averla in tempi brevi, mentre da qui a poco vi forniremo delle immagini che abbiamo girato noi nel 2019, immagini della processione quando l'abbiamo data con il programma Domenica in Piazza, piazza che qui si sta popolando a poco dell'Argentina. Sì, scrivono dall'Argentina, stanno guardando? Sì, stanno guardando l'Argentina, ecco, bravo caro cugino, si riferiscono a te, allora si riferiscono al professore che insomma stava commentando con noi in maniera egregia questa giornata di oggi, rimaniamo così in stand by, vediamo se riusciamo ad avere qualche immagine dall'altra telecamera che... Fatemi capire se abbiamo in modo di fornire qualcosa, qualche immagine. Quindi qualche attimo di pazienza ancora per riuscire a riagganciare il segnale che giù nella valle è Ballerino, l'avevamo visto prima, quindi dubito che riusciremo a vedere anche l'incontro con le confraternite, sarà difficile, che insomma è complicato. Siamo proprio in fondo alla valle lì e difficilmente il segnale arriverà in modo buono per essere ritrasmesso. Ad avere immagini, regia, qualcosa per... No, c'è... un crollo di... sono qua sopra, c'è tanta gente, qualcosa che hanno fatto, ci vuole un po' di ora.
questa strada e poi riprende ciò che sto scrivendo eventualmente. Siamo fortunati perché dei 40 luoghi di culto, oltre a quelli numerosi che si trovano in paese, ce ne sono anche altri, il Cenobio della Sanità, stavo dicendo, poi c'è la chiesa di San Leonardo in Marina, poi ci sono delle edicole nelle campagne, edicole che sono luoghi di culto, luoghi che servivano per sacralizzare il territorio, in modo che tutto il territorio fosse consegnato, per così dire, nelle mani di Dio, insomma, no? E questo sentimento è stato molto sentito nel passato in Badolato, e tutte le manifestazioni religiose nel passato erano stimolate da questo sentimento, anche se ovviamente nelle relazioni succedeva che litigassero anche per chi poteva portare sulle spalle la Madonna, insomma, ecco. Lui era un confratello, perché io l'ho intervistato anni fa. Allora, quando c'è un'attesa di questo tipo, no, diventa un po' spasmodica. Quando avverrà? Perché tu sei dell'Immacolata, o sbaglio? Io sono dell'Immacolata, sì. Quando avverrà? È certo che la Confraternita di Santa Caterina cerca di allungare un po' i tempi per rendere più spasmodica la tesi, no? Scusa, non ti ho presentato Gallelli, mi pare, giusto? Gallelli, sì. Dicevo, per rendere più spasmodica l'impresa, la tesi. E allora, anche perché c'è la folla, allora cercano di far vedere, di far sentire i canti. Senti, ma un confratello come te, in quell'istante, che pensa? Quando ce la danno? Veramente adesso non più. Ma una volta c'era l'attesa, veramente, perché si poteva creare pure una rissa, perché alcune volte tardavano apposta per consegnare la Madonna, e allora c'era la provocazione, e non tutti erano un pochettino, diciamo, con l'animo in pace per rispettare un po' le regole, e allora poteva succedere qualche rissa sicuramente. Senti, quanti chilometri si percorrono a piedi più o meno? E saranno, credo che saranno 5-6 km, saranno forse più. Forse qualcosa di più, professore. Tutto il percorso? Sì, no, sarà un 5 km. 5 km saranno tutto il percorso, sì. Li abbiamo messi d'accordo, almeno su questo, sul chilometraggio, siamo a posto. Allora, io proverei ad avventurarmi, regia, vorrei andare ad ascoltare quei canti, riusciamo col microfono? Io ci provo, faccio il passaggio da dietro così non impallo nessuna telecamera e provo ad entrare, vediamo se riusciamo ad ascoltare anche noi. Vi chiedo scusi, permesso, proviamo ad entrare, andiamo ad ascoltare un po' i canti che vengono fatti in questo momento durante il passaggio da una confraternita all'altra. Mi daranno indicazione in regia se ascoltano. Yeah.
adesso vista il coro poi si accoda l'intero coro, quanto avete sentito, ammirato questo momento. Aspettiamo ancora questo cambio per poi proseguire con la processione, e mi sa che sta per partire perché si odono i tamburi, e quindi immagino, provo a passare da qui, sì, lo posso fare. Sono i tamburi, quindi penso che ci siamo con il passaggio. Io provo ad affacciarmi senza impallare la telecamera, ecco, si muove in questo momento la statua di Maria Addolorata, è il momento del passaggio di consegna tra una confraternita e l'altra, si passa da Santa Caterina all'Immacolata. Qualche attimo di pazienza, tamburo che ancora non rulla, quindi ecco adesso c'è un piccolo accenno. Veniamo a descrivere questo momento, che è il momento del passaggio. Eccolo qui, è già avvenuto praticamente. È avvenuto già il passaggio? Sì, sì, adesso. Ecco, e difatti in questo, ecco, a questo punto i confratelli di Santa Caterina d'Alessandria se ne tornano alla loro parrocchia, ex parrocchia, adesso c'era solo la parrocchia, la loro chiesa, e prosegue da sola la confraternita dell'Immacolata sino a San Domenico, ed è qui che venivano talvolta le liti tra i confratelli delle due confraternite. E ancora cantano perché è un momento importante anche per loro protagonisti, e difatti nella fase finale poi della processione a ritorno, nella parte che va dalla chiesa matrice, che è la parte più alta del paese, sino all'Immacolata, che è la parte più bassa, poi verso il mare, allora poi il percorso diventerà velocissimo, è lungo ma sarà veloce. E ecco qua, è arrivato in questo momento l'aspetto dei canti, se vogliamo possiamo sentirlo, Pasquale Rudi, professore Pasquale Rudi, possiamo sentirlo. E lui appartiene a quella confraternita lì, eccolo qua. Allora parliamo con Pasquale Rudi. Raccontiamo questi canti particolari. Sì, sono canti ovviamente devozionali della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Sì, ci dobbiamo un attimo spostare, prego, può proseguire. Sì, è appunto canti devozionali della Settimana Santa, canti alcuni derivati dalle Massime Eterne, dai padri redentoristi venuti qui. Dicevano loro ad evangelizzare il sud, e molti altri canti sono proprio antichissimi e cantati in dialetto. Questi fanno parte della Via Crucis, quindi, mentre altri canti fanno parte della passione, sempre morte di Gesù, ma cantati in dialetto proprio arcaico, antico. Quando imparate questo? Ma si impara da piccoli. Infatti, se voi vedete la processione, ci sono molti bambini piccoli, perché da generazione in generazione si portano sempre i piccoli dappresso, diciamo così. Quindi i bambini seguono da piccoli queste storie, queste processioni, e poi quando sono grandi vogliono anche loro essere presenti, e si tramanda di volto in volto. Io ho iniziato nel lontano 85, prima ero a Milano, poi quando sono venuto ero già dentro, comunque. Poi ho detto facciamo, poi abbiamo avuto un bravo maestro che ci ha, diciamo, dato una buona mano, una buona guida, e siamo arrivati ad essere bravini nel canto. Cioè, cambia il testo perché l'intonazione è prettamente uguale, cambia qualcosa, sì, forse l'orecchio meno attento sembra, il mio. Sembra, sì, no, appunto, sembra lo stesso. In realtà ci sono dei toni, per dire tutte le canzoni, i canti della Via Crucis sono più tutti uguali. Però altri canti che non fanno parte della Via Crucis, fanno comunque parte della pietà popolare, cambiano. E quindi poi è chiaro, uno se si fa l'orecchio non sempre si capisce bene, perché questi canti qua si fa fatica a capire. Però se si racconta il testo com'è, dovrei avere qui il libricino che noi abbiamo fatto nel 1980, dovrei averlo da qualche parte, sì. Intanto che cerca il libricino, io senta, un'altra domanda che io devo fare, ma il senso d'appartenenza alla casacchetta rossa c'è ancora? Certo, nel senso, questo si appartiene alla confraternita di Santa Caterina, perché Santa Caterina, proprio perché martire,
e quindi il rosso colore del martirio. La confraternita ha preso il colore del mantello anche rosso di Santa Caterina, e quindi noi abbiamo il mantello rosso come fratellanza di Santa Caterina Vergine Martire Alessandrina. E qui abbiamo la chiesa molto antica, dove c'è appunto questa chiesa e questa devozione. Poi c'è quella dell'Immacolata, mantello azzurro ovviamente, e quella del Santissimo Rosario, azzurro, quella dell'Immacolata, poi quello del Santissimo Rosario, perdonatemi, nera, e quello dell'Immacolata che c'è oggi, azzurro. Vedo il corteo che si muove, raccontiamolo un attimo, cosa accade adesso? Beh, adesso abbiamo appena visto, se l'avete, passaggio di consegna. Passaggio di consegna, perché la confraternita di Santa Caterina, nel suo territorio che ricade dal ponte dove c'è stato l'atto di consegna fino a qui, è di sua appartenenza il... Ah, sì, già. La testimonianza di quanto è importante per il Badolatese questa processione, c'è anche il sindaco, autorità civili. È chiaro, è già diventata una... Prima questa festa non si faceva, questa festività, questo rito non si faceva il sabato. Giovedì, abbiamo già raccontato. Ah, perfetto, si faceva il giovedì, quindi avete avuto anche modo di parlare del giovedì, esatto. Poi è stata spostata perché era stata, tra virgolette, vietata dalle autorità ecclesiastiche. Poi è stata ripresa con molta difficoltà e spostata il Santo Sabato. E il Santo Sabato abbiamo appunto questa lunga processione, che è come vedere una sequenza di un film. C'è il Cristo, la croce avanti, con Gesù deposto dalla croce, la varetta, quindi la bara. Poi c'è il Cristo trascinato dai giudei vestiti di giallo, anche lì un'altra storia del vestito giallo. E poi appunto ci sono gli alabardieri, che è una milizia che richiama un po' la controversia in questo, perché... Sì, c'è la controversia, perché ultimamente anche su notizie apparse hanno detto che questa qui, secondo me, è una tradizione, perché c'è stata la dominazione spagnola qui, e sia per il fatto della alabarda, sì, un po' la storia degli anziani di Chinecchi, che non erano qui ovviamente. Farei avvicinare anche il professore Squillagioti, eh? Nascerà secondo me un diverbio su questo argomento. Sì, allora, sta dicendo, concluda. Sì, no, dicevo che questa milizia di alabardieri, perché prima erano soltanto adulti che facevano questa rappresentazione di alabardieri, adesso lo fanno anche i bambini, quindi questa presenza dei bambini oggi è una presenza di partecipazione. In realtà prima non potevano, dovevano essere adulti e non sposati. Sì, lo raccontava prima il professore. Adesso abbiamo anche la partecipazione dei bambini, va bene. I colori, il vestire è appunto alabardieri, perché è alabarda. E quindi io richiamo sempre il discorso, perché bisogna andare sempre sul concreto della storia, perché poi sulle fantasie possiamo dire quello che vogliamo, però abbiamo avuto la storia, si va sui fatti, no? Poi i romanzieri possono fare quello che vogliono, poi le possibili situazioni delle ipotesi, tutte possibili, tutto, però dominazione spagnola, qualcosina, il vestito richiama un po' gli anziani, e quindi c'è qualcosa di serio, basiamoci su quello, poi tutte le altre storie possiamo raccontare. È d'accordo? Cioè, è d'accordo, qui non è che c'è da essere d'accordo, perché di certo non c'è niente. Due ricercatori, di certo, però, in qualche certo modo. Sì, Pasquale, voglio, se ci conosciamo, da sempre ci conosciamo. Il discorso, io mi riferivo poco fa al discorso dei bambini, no, io assolutamente no, non l'avrei messo i bambini. Questa è un'altra posizione, la mia è diversa dalla sua, non l'avrei messo. I bambini con le armi, diceva lui, bambini, non stanno per giunta, bene. Non... Per giunta, no, per giunta c'è un fatto, non romanzo, storia di stanotte. Stanotte io ho ricevuto un'email con cui mi si chiedeva di raccontare con me questo discorso di bambini armati. Non è per caso il discorso dell'arrivo dei turchi che venivano qua. Un'email non sono migliaia di persone, è una persona, insomma. Voglio dire, che fa la domanda. È stato uno stimolo negativo comunque, no? Questo io non la vedo così. Io, secondo me, è un ricambio generazionale importante. Secondo me non dovevano metterli, perché la tradizione voleva. Ma anche io ho citato, no, un argomento. Poi l'impatto dei bambini è una partecipazione, certo, i bambini armati fa un po' senso, no? Con la labarda, armati un po', però una rappresentazione scenica dei bambini ci sono. Ma questo accentua la teatralità
e quindi diminuisce, diminuisce la religiosità. Ma è teatrale, è tutto teatrale, sono d'accordo in questo. Quanto più si accentua, tanto peggio. Anche il fatto delle cadute, il modo di salire sulla croce, delle flagellazioni, è tutto teatrale. Sì, ma in fondo più si accentua, di sacro c'è poco. Quanto più si accentua e si inventa, tanto peggio è. Ma si inventano anche le storie, però. I racconti si inventano pure, dicendo anche questa storia, per dire oggi sul sovrato web mi pare c'era adesso non ricordo il personaggio che ho capito. Per polemica, ma andare a fare scoop giornalistici per fare non serve. Secondo me la cosa più bella è che avete la manifestazione imponente da conservare e preservare, anche perché richiama tante persone ed è di una suggestione tale che davvero il pathos gira per tutti i vicoli di Badolato. I antichi, e quelli ci sono e li stiamo conservando gelosamente, nel senso che è una cosa molto importante. Molto importante. I penitenti, i flagellanti, che non hanno nulla a che vedere con i flagellanti di Nocera Tirinese, ma sono flagellanti che ancora esistono. Prima c'erano soltanto i maschi che facevano questo ruolo, adesso ci sono anche le donne. Anche questo potevamo anche polemizzare su questo, perché le donne prima non partecipavano. Figuriamoci. Ci può essere anche un'evoluzione in tal senso, no? Però diciamo c'è questo c'è questo modo nelle confraternite non c'erano le donne, adesso ci sono. Quindi bisogna un po' prendere un pochettino il positivo di quello che potrebbe essere positivo, che sia teatrale, che sia scenico. Io ricordo anche perché ho una documentazione fotografica, e Vincenzino qui, il professor Squillaciotti lo sa, perché ne ha conoscenza anche lui. Abbiamo foto storiche dove il Venerdì Santo, oltre al fatto scenico, c'era una marea di gente, donne, oranti e piangenti dietro Maria. Sì, certo. Adesso dappertutto, non solo qui. Esatto. Oggi un po' meno. Sono cambiati anche i tempi per quanto riguarda la presentare la fede, no? È cambiato. È cambiato. Però, ci sono le TV, ci sono altre cose che prima non c'erano. Il fatto che si faccia questo, si faccia a ricordo e a memoria, si faccia per dire c'è stato comunque, c'è. E comunque quando passa la Madonna, scusatemi, il segno di croce uno se lo fa. Se non passa la Madonna non fa neanche quello. Già a messa si va poco, no? Voglio dire. Allora, già questo è un segno positivo. Vuole dire qualcosa? Sì. No. Allora facciamo no, così. Sono d'accordo con lui, io ho posto il centro soltanto sul bambino armato che non mi piace e ripeto è che una posizione è personale, no? Pescato. Quell'articolo di cui parla lui, che è apparso sul sorretto web, esatto. È quell'articolo che prima è stato mandato a me. E prima che ricevessero la mia risposta, io ho dato una risposta poco ferma, decisa, no? E prima l'hanno pubblicato, e quindi ormai tutta l'Italia conosce questo fatto, questa teoria del bambino armato che viene dall'Oriente, insomma. Questa è una cosa brutta, insomma. Ecco, questo qua. Allora, facciamo così, ci fermiamo un attimo adesso, andiamo in pubblicità, anche per ringraziare queste aziende che ci hanno dato la possibilità di andare in onda in diretta, anche via satellite, qui da Badolato, borgo straordinario. Torneremo subito dopo, anche perché c'è ancora tanta processione. A dopo. Mi risponde un attimo. Ah, sono i due Latroni, diciamo che questi due si sono già inseriti nell'anno 2000, perché prima non c'erano cose. E diciamo, come scenografia abbastanza belle, come mancavano in questo processo. Uno che fa teatro, logicamente, che deve dire, è una scenografia bella, è naturale questa. Stessa chiesa, sì? Si sembra la stessa. Stessa palma, insomma. Stessa palma, tutto lo stesso. Ecco, adesso uscendo il Cristo. Il Cristo vivente, diciamo che viene trascinato. Qual è la frase? Io voglio domandare, qual è esattamente la frase che i giudei dicono nel trascinatelo, chi va e chi viene, cuvace cuvena. Tutto in dialetto? Tutto in dialetto, trascinatelo, cuvace cuvena.
Vabbè, immagini davvero di rara suggestione queste riprese dall'alto. Prego. Un'altra frase, come volete, come lo volete, vivo o morto? Morto, si risponde. Non parlate lontano dal microfono che non sente nessuno. Sì, la frase, questa è la frase di Pilato, insomma più o meno ricalca la frase di Pilato, volete Barabba o volete Cristo, insomma, no? Vogliamo Cristo, Barabba libere e Cristo morto, no? Più o meno, ci richiama, come richiama? La processione in qualche modo richiama tutte le pene che Cristo ha patito, no? Dalla cattura fino alla morte. È fuori dubbio che è la processione dei misteri, dei misteri pasquali, dei misteri dolorosi, è chiaro che ricalca quello che dice il Vangelo, naturalmente, come dicevo prima, con tutte le contaminazioni che esistono in tutti i rapporti umani, esistono contaminazioni di tipo linguistico, di tipo storico, eccetera, insomma, no? Se immagini una difficoltà estrema, perché tenere il drone a quelle altitudini, c'era anche un alito di vento, oggi non è assolutamente facile, quindi ancora un merito a Francesco Minniti che ci ha consegnato queste immagini davvero straordinarie. Ecco la chiesa, la forma bellissima, è molto interessante, è una delle poche chiese in Calabria che ha questa forma. Mi lascio immaginare quell'ascesa, quanto dura è. Quella di Cesare è così pesante. Quella è una... Eccoci tornati, abbiamo ripristinato in qualche modo il collegamento, almeno con la piazza. Andiamo a vedere giù se abbiamo immagini, regia, così ci rendiamo conto dove è arrivato il corteo, insomma l'abbiamo lasciato, ecco, è proprio il momento cruciale, credo, no? Questa è appunto, ecco, la confraternita di Santa Caterina è posizionata al limite, vedete che non c'è nessuno a destra, all'estrema destra, proprio a metà, come valico. Questa è la varetta che passa, poi fra poco arriverà appunto Maria Santissima e lì c'è lo scambio e poi il canto di presa di posizione, il canto che si andrà a cantare è O Maria, diletta madre, mesta in volto, mesta in cuore, compatisco il tuo dolore, grande e immenso come il mare. Immagino che non abbiamo le immagini, perché se no entrambe le telecamere sono praticamente in un cono d'ombra che non ci ha consentito fino adesso di poter avere immagini fresche dalla processione. Eccola, è tornata, immagini sono ferme, ma ferme perché insomma abbiamo il segnale debole giù, ma come si sale dovrebbe migliorare tutto. È il momento dell'incontro delle confraternite, credo, vedo lo scambio della Madonna, no? Sì, è proprio quel momento. Abbiamo l'audio, per caso, regia, di quanto sta avvenendo? Però l'immagine è ferma. Ecco, andiamo con l'audio originale. Thank you.
Allora siamo sul punto in basso lì dove adesso pare che le immagini affluire non in maniera del tutto fluida, ma almeno abbiamo visione di quanto stiamo guardate quanta gente c'è lungo questo percorso grande, anche sulla strada che si vede dall'alto, che la telecamera sta riprendendo, anche lì vediamo la gente, molta gente, e qui per poco sarà pienissimo. Tanto da una confraternita all'altra, questo momento adesso abbiamo dovuto ricorrere a repertorio per riuscire a coprire il foto che abbiamo acquisito con il nostro segnale giù in basso. Adesso invece sì, andiamo con l'audio originale. Allora Thank you.
Guardate ragazzi. Oh, ma quelli camminano. Oh. Borgo adesso, vedete? Questa è la testa della processione. Ecco, lasciamola lì la telecamera. Ecco, adesso c'è un punto dove riusciamo in qualche modo a cogliere. Niente, si è bloccato anche lì, insomma, è davvero un momento difficile da gestire. Ho dovuto anche spostare la nostra camera fissa perché immagini che giungono a singhiozzo dalla parte dalla parte sud del paese. Eccoci, ma un momento un po' delicato. Sì, beh, era un momento anche da se purtroppo la connettività wifi è quella che è con le telecamere, se no adesso è il momento cruciale di quel momento particolare della consegna di Maria Santissima alla confraternita di Santa Caterina. Però voglio dire, il senso si è capito, le immagini. C'è stata, quindi. Andiamo, Regia, abbiamo qualcosa che arriva dalle telecamere, magari c'era una fissa dall'alto che in qualche modo riusciva tutta quella folla, quanto stava accadendo, e poi ci ha completamente abbandonato. Proviamo a ripristinare quella, almeno quinta, sì. Mi riferisco a quella di Albano Angilletta, che era più in vista e migliore visione, a differenza dell'altra che in effetti l'abbiamo vista poco. Sì, sono tanti momenti cruciali, però questo in maniera particolare è appunto particolare perché viene consegnata la Madonna nelle mani appunto della confraternita di Santa Caterina, e poi ecco è lì l'altro punto poi dove Santa Caterina come confraternita ridarà la Madonna Maria Santissima alla confraternita di appartenenza, quindi dell'Immacolata. Comunque va bene così, se le immagini poi possono arrivare in qualche modo di questo percorso, ben venga, vediamo un po' se è possibile. Siamo in attesa delle immagini, datecele subito per capire se riusciamo a dare anche un gestione che è ancora tarda ad arrivare. Sono intanto le 16:51. Avevamo in qualche modo previsto sulla situazione del segnale, continua ad esserci,
datemi conferma se ho immagini però che mi arrivano dal, dalle altre due telecamere, perché io sono completamente al buio adesso. Allora, regia, andiamo su immagini di repertorio, se... monitor, perché sono dovuto spostare, quindi diventa più complicato per me. Allora gestiamo tutto in tempo reale, andiamo sulle immagini che ci arrivano del live. No, che mamma, signora, signora. Sì, chiedo scusa. Pasqua, ciao. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Sei davanti, sei davanti, sei davanti. Come sta? Poi che non passate davanti, ragazzi, siamo in diretta. C'è l'audio del microfono. Prova. All'interno del paese adesso la parte bassa all'ingresso proprio. Sì, siamo in prossimità proprio della chiesa di Santa Caterina, dove c'è appunto la confraternita. La chiesa della confraternita, sì. Lo scambio della Madonna c'è già stato. E penso di sì, se si può inquadrare il ponte, penso. Abbiamo di sì. L'altra telecamera che inquadra il ponte? Vediamo se ce l'abbiamo. Inquadra qui, perché qui sono dei confratelli. Vediamo un po' per capire se lì c'è stato lo scambio già. No, allora dobbiamo accontentarci delle immagini che ci vengono da quest'altra telecamera, vabbè. Che arrivano anche queste purtroppo a singhiozzo. L'attesa è di averle qui su al paese, confidando nella buona sorte, riuscire ad avere immagini nitide. Anche il nostro monitor adesso è buio, quindi non possiamo commentare assolutamente nulla. Oh, my God.
questa interminabile processione, ancora siamo nella fase di avvicinamento, quindi siamo molto lontani dalla fase centrale qui in piazza, dove ormai la gente è arrivata e aspetta con ansia l'arrivo anche della processione. Purtroppo abbiamo difficoltà a collegarci con il monitor nostro, anche perché non risponde più alla connessione interna, e quindi si tratta di scegliere. Andiamo su live, regia. Siamo ancora saliti, professore Rudi? Sì, siamo adesso alla Fratellanza, o soprattutto i Diciminari sono in questa zona che vediamo, sono nella zona che qui chiamiamo Porteira, e quindi diciamo è quella parte poi da ingresso al paese, e siamo vicini quindi comunque alla chiesa di Santa Caterina. Sosta là o no? Sì, certamente ci sarà un'altra sosta, ma soprattutto vediamo se la telecamera va con la, si può spostare un attimino sulla sinistra, che c'è una stradina. Non ci sento.
ci sente, va bene, va bene. Dobbiamo accontentarci di quello che ci offre. Va bene, questo quindi è un alabardiere che passa in mezzo ai disciplinari proprio per dare disposizioni e ordini alla processione avanti o indietro per far sì che la processione, come vedete, per quanto lenta, deve procedere in ogni caso. Disciplinari sono pure donne? Sì. Si nota dalle forme, insomma. Esatto, esatto, che cercano di mascherare, però, diciamo, ecco, siamo così, ecco, questa è la fratellanza che c'è qui vicino, infatti fra pochissimo dovremmo avere quella croce avanti che, diciamo, inizia il percorso, dovremmo averla qui in zona vicino a noi. Ecco. Sono viuzze interne di Badolato. Esatto, esatto, questa, diciamo, è la mancusa sinistra. Si dice nel senso dove il sole prende, ed è quella esposta di fronte al convento degli angeli. Ancora in zona periferica? No, no, siamo dentro il paese, però questa come località è questa che guarda il convento degli angeli. Cosa accadrà da qui a poco? Da qui a poco niente, ovviamente si farà visita alla chiesa di Santa Caterina, i canti tradizionali e poi si arriverà a procedere come processione fino ad arrivare qui dove c'era lo scambio che probabilmente vedremo, dipende qui dalla connettività di quello che si potrà fare. Tutto qui, vediamo un po'. Si intravedono gli alabardieri lì sul fondo. Questa è l'altra telecamera. Ovviamente sono appunto 101 romani, quindi lì ci sono i ladroni. Quindi questi disciplinari sono più vicini a noi, diciamo. Ce ne sono tanti, guardate quanti disciplinari ce ne sono, e qualcuno si è protetto anche di più, però insomma, ecco il ladrone, uno dei due. I due ladroni, bello vedere eventualmente, se la scena lo permette, sì, i calzari di lana, era bello eventualmente vedere l'inginocchiarsi dei flagellanti e il flagellarsi. Lo fanno soltanto generalmente quando sono in ginocchio, a mo' di preghiera, insomma, ecco. Soldati romani che sorreggano, in questo caso, uno dei due ladroni, irriconoscibili perché hanno una parrucca lunghissima davanti anche il Cristo. Agli occhi, sì, davanti al Cristo pure. Quindi, ma per non farsi riconoscere? Ma no, più che altro perché nel Cristo, nei ladroni, per tradizione antica, non devono essere riconosciuti. Tutto qui. Poi bene o male chi all'interno dell'organizzazione sa chi sono, ovviamente, è ovvio. Però è bello vedere queste immagini, perché queste immagini fanno vedere il percorso tortuoso all'interno del borgo, del paese, quindi i gradini, le strade strette, le viuzze, le case, e una volta queste case erano tutte abitate e la gente usciva fuori, e il segno di croce, la vicinanza, il saluto, insomma, era cambiato, insomma, sì, qualcosa, sì, beh, qualcosa troppo, però si cerca di mantenere vive queste tradizioni nonostante le porte chiuse di molte case. È un peccato. Momento ancora di avvicinamento e noi attendiamo ormai con impazienza l'arrivo della processione che non dovrebbe essere lontana. Andiamo sul live, regia. Ah!
Momento di stasi, vedete, corteo fermo. Ci siamo quasi, perché la processione sta arrivando in piazza finalmente. Speriamo di avere da qui a poco anche una delle nostre camere qui vicino per riuscire a carpire anche dalla piazza questa maestosità di colori e di figure che abbiamo visto in lungo e largo per questa lunga processione. Narrava prima il professore, sono 7 km di percorrenza anche su terreno accidentato, quindi non è una cosa semplice coprirla e soprattutto rendervi praticamente tutto quello che riesce la telecamera a farvi vedere. Diventa estremamente difficile quando il segnale, insomma, è ballerino, come nel caso avete visto prima, insomma, abbiamo avuto grandi difficoltà. Immagini che ancora giungono dalle vie interne di Badolato, si sale ancora verso la piazza, il tamburo si ode già distintamente, è giunto oltre la chiesa matrice, quindi dovrebbe essere proprio vicino al punto dove siamo noi. Da qui a poco l'apprezzeremo con il nostro live, i nostri occhi almeno, anche perché la nostra telecamera, dove è posizionata adesso, non può permettere visioni migliori, anche perché c'è tanta gente davanti a noi. Momento anche ancora adesso di fermo, c'è una processione ferma, ma ci siamo vicinissimi ormai. Abbiamo offerto in diretta praticamente quasi tutto l'itinerario. No. Sì, la croce avanti è proprio qui a 30 metri da noi. Metà strada, metà percorso. All'angolo proprio qui dove inizia quella casa, proprio lì c'è la croce avanti che sta aspettando. Quindi la processione. Quindi c'è attesa, un attimo solo per favore, siamo in diretta. Esatto. Allora. Sì, questo diciamo dove, per come è posizionata giustamente la telecamera, dove vediamo l'immagine, è prima della chiesa. Quindi ancora la Madonna deve arrivare alla chiesa e poi arrivare qui. Però per come è lunga la processione, già la croce avanti della processione ce la troviamo qui.
Ma perché ci sono già confratelli qui, non sono più in processione? E perché non stanno in ordine. Ecco, la dico per com'è. hanno finito il percorso in maniera anticipata. No, più gente che altro perché... Che c'è un signore con fratello seduto con la croce. Sì. In attesa di che cosa? È perché qui c'è lo scambio, ripeto. Ah, ecco. Quello è uno con un fratello che dovrà prendere o il lampione o la croce. Lo possiamo chiamare, vediamo sì, se ci dice... Per come lui è fatto come età. Se ci dice prenderà, qualcosa. Prenderà la Madonna. Vediamo se... Vediamo quant'è questa attesa per vedere cosa... Come... Allora vediamo, mettiamoci a fuori telecamera con questo signore. Se ho ben capito si chiama Giuseppe. Vieni qua, Giuseppe è uno dei confratelli. Vieni per fare anche col monitor, così vedo quando saremo inquadrati. Regia, stacca su di noi un attimo. Per, no, perché ho visto. Ecco, c'è un, è il nome? Giuseppe. Giuseppe. Cosa aspetti con la croce tu? No. No, allora questa è la dotazione che noi, io ho dato il posto alla Madonna per dargli ai paprinari, a quei che sono già rossi. Allora un attimo solo, chiedo al mio assistente di allargare con lo zoom la telecamera per riuscire ad avere anche Giuseppe nel nostro riquadro. Lo vediamo, eccoci, ci siamo. Adesso qualche attimo di pazienza. Adesso siamo in onda. Prego Giuseppe, dicevi che aspettavi allora, con la croce che cosa? Dato che io stavo portando la Madonna della... Fino al ponte. Ecco, fino al ponte. Allora, al ponte dobbiamo dare ecco, la Madonna ai rossi. Che poi quando arrivano qua in Piazza Fosso ce la istituiscono. Dato che io gli ho dato il posto, questi della Madonna di Santa Caterina, sì, certo, mi hanno dato la croce e io gli ho dato l'impegno. Ecco, e allora io gli ho dato il posto e loro mi hanno dato la croce. Quando vengono qua noi ci prendiamo la Madonna e io le restituisco la croce. Allora, anche loro faranno resistenza come avete fatto voi? Difficilmente. No, l'hanno subito? No. Non se la cullano come prima? No, ce la danno. No, ce la... Una volta era un po' rigido la cosa, ma adesso... Da quanti anni sei nella confraternita? Io? Da 40 anni che sono nella confraternita. Da giovanissimo? Quanti anni hai, scusa? Ci sono 65. 65, quindi a 15 anni entri in confraternita. All'estero dove si sta? A Zurigo. Zurigo, quindi Svizzera? Svizzera, sì. E dai, come vivevi questa processione? Come vivevi in Svizzera? Come vivevi questo rito quando eri lontano? Sì, ritornavamo sempre quando erano le feste, le processioni. Tornavi apposta? Tornavamo apposta. Ogni anno? Abbadolato ogni anno, sì. Ogni anno per vedere questa processione? Sì, per vedere questa processione. No, grazie. Eravamo pure impegnati a questa processione. Stavamo, anche oggi, siamo vestiti oggi. Quindi venivi apposta per vestirti da confratello e fare e prenderti la Madonna e dare la croce. Grazie, tanti auguri, buona Pasqua. Grazie. Stavo dicendo, professore? No, appunto, che questo modo, questo pegno che viene preso appunto al ponte, se questi della confraternita adesso non porgono questo pegno, questa croce, non viene lasciata alla Madonna. Quindi c'è una reciprocità di intenti. Chi lascia la Madonna deve ricevere la croce, se non riceve la croce non lascia la Madonna. Abbiamo capito. Insomma, una sorta di... Sì, certo. Paga il dazio praticamente. Ma certo, è chiaro. Allora, stacchiamo adesso sulle immagini che arrivano dal percorso, vediamo dove siamo arrivati, così ci renderemo conto quanto tempo mancherà ancora per essere qui, vediamo. Tanto sono 17:16, ben un'ora e un quarto oltre quanto avevamo preventivato. Avete fatto un bel lavoro ora. State facendo un bel lavoro. Ecco la croce. No, questa è la varetta, come dicevamo la prima. La varetta, sì. Col Cristo deposto. Sempre la croce. Vabbè, normale. Queste... Ci sono anche i simboli della passione dietro, come la scala, i chiodi, la tenaglia, insomma. Normale. Siamo di spalle, adesso si è fatta superare la telecamera, quindi siamo lontani da qui lì? Diciamo ad occhio e croce, come camminamento saremmo neanche 5 minuti. Quindi siamo vicini, minuti. Il problema è che si fermano, giustamente. Il problema è che ancora la Madonna deve arrivare in chiesa.
capite? Quindi arriva in chiesa, però, fa un'altra sosta lì? Sì, ma lì 5 minuti non di più, perché si andrà un pochettino veloci. Questa è la fratellanza, questa c'è la banda, c'è la banda che non sì. sta suonando in questo momento. No, in questo momento no, però c'è il tamburo davanti che suona non a festa, ovviamente a lutto, e poi questa processione che sta proseguendo, e come vedete qui la piazza si sta riempiendo, perché questa è Piazza Fosso, una volta si chiamava Piazza Principe di Piemonte, per ovvi motivi. Poi Piazza Fosso, il vento dei Savoia, insomma, hanno cambiato dopo onomastica. È normale, è normale. E poi proprio Piazza Fosso, perché appunto vi ricordate prima che parlavamo del castello, e qui c'era il posto, il ponte elevatoio. Ponte elevatoio, esatto. Cioè, insomma, storia antica, allora, antica. Regia, mi fai vedere per favore dove sono tutte e due telecamere, per capire a che punto siamo arrivati con il con la processione, corteo. Vediamo, andiamo a vedere, stacchiamo sulla 1, vediamo sulla 1 chi c'è. Se abbiamo ovviamente le immagini, ancora qualche attimo d'attesa, vediamo chi abbiamo, cosa abbiamo sulla 1. Uno in testa e l'altro alla fine, mi dicono, ecco. Sta inquadrando panorami che abbiamo già apprezzato in precedenza, l'abbiamo già visto, da qui è passata, non passerà più. Sia l'andata sia il ritorno, punto. Questo è il convento. Questa è la chiesa di San Rocco, come dicevo prima io. Dove è già passata la Madonna, sì, la famosa discesa di Selciato. Salita e discesa, esatto. Non so cosa ci fa ancora quella telecamera lì, ad ogni modo starà riprendendo la parte, la coda della processione, credo. Questo è Albano, dammi conferma, ecco. Mentre Maurizio Nardi, dove l'abbiamo sistemato? Andiamo a vedere dov'è. E avanti, in testa alla processione o corteo. Andiamo a vederlo in tempo reale. Vediamo. Andiamo a vedere dov'è Maurizio che si è posizionato. Ecco, non, ancora abbiamo negli anni passati attimi di pazienza, è tutto fermo al momento. Facciamo una cosa, facciamo un altro break, regia, andiamo con lo spot su Badolato, invitiamo a visitare questo borgo che merita veramente. Torniamo tra 30 secondi esatti. Eccoci tornati in diretta, e vi voglio fare vedere a che età si avvicinano. La può prendere in braccio, signora, se no difficile. Attenzione, 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 che va via, e il rischio che cada. Prendiamola in braccio, facciamo vedere la bimba, non si vuole fare vedere, eventualmente non forziamola. Eccola qui. Da che cosa l'ha vestita, signora? Da fratello, della confraternita dell'Immacolata. Quindi è la confraternita del signore che c'era prima, esatto. Giusto? La mantellina è già giustificata. E lei aspetta la Madonna adesso. La dai tu la croce? No, ancora è presto. Come si chiama la bimba? Elena. Quanti anni ha Elena? Due anni. Si avvicinano già a questo rito meraviglioso. Ecco che sta arrivando intanto la processione, ecco la croce con i simboli della passione. Purtroppo non abbiamo la camera all'ingresso all'inizio, e quindi proviamo a fare tutto noi sul live, ecco il passaggio, con tanto di alabardieri con le rose rosse sull'elmo. Prima io questa rappresentazione
un po' particolare. Un teatrale, no? Sì, sì, sì. Anche con quel coso dietro che pende, insomma, sono tutte rappresentazioni che richiamano cose antiche. Da adesso arriveranno fino alla chiesa di San Domenico? E poi, da lì in altra sosta, e poi ritorneranno alla chiesa di partenza che è quella dell'Immacolata. Quella storica? Iniziale, quella iniziale. Che abbiamo dove visto. Si va solo a piedi. Con le macchine non ci si arriva ed è una c'è una bellissima scalinata peraltro per arrivare in quella chiesa. Quella scalinata che arriva in chiesa continua, discendi e scende fino al fiume, che una volta si faceva a piedi, i contadini che portavano appunto, era l'ingresso a piedi del paese, perché aveva le terre, le proprietà, insomma. Ecco, vogliamo regia richiamare uno dei due cameraman a venire in testa al corteo, in testa alla processione, noi rischiamo di perdere anche l'ultima fermata della Madonna, insomma, e il cambio non dovremmo perderlo, anche perché qui il segnale è ottimo e quindi non c'è bisogno di districarsi tra viuzze e altro. Intanto confermiamo e commentiamo un bel niente, perché le immagini riprendono solo la folla. Allora ci spostiamo, andiamo su i figuranti che sono lì piazzati. Ci scusiamo per anche qualche immagine così, insomma, ballerina, del resto ci stiamo organizzando in tempo reale, improvvisando, sistematizzando tutto. Siamo nella piazza del Fosso, come si chiamava una volta, qui a Badolato, centro storico, e noi abbiamo piazzato una telecamera sul corteo per quel poco che riusciamo ad inquadrare, perché c'è tanta folla ai margini. Devo dire che la gente ha goduto anche di una giornata non piovosa, speriamo che tenga anche il tempo per domani, perché vi ricordo che domani avremo la messa in diretta. Zitto. E avremo anche a compronta, come ci suggerisce qualcuno, e daremo tutto in presa diretta anche domani, confidiamo adesso arrivano anche i canti, ma arrivano in maniera ovattata qui perché siamo distanti. Io farei una cosa, invierei Antonio col microfono, vediamo se riusciamo a carpire i canti. La distanza era grande e i canti non si riusciva a prendere. Adesso ecco il Cristo, finalmente riusciamo a vederlo. Nel momento della caduta i fustigatori lì al lato con quel vestito giallo. Purtroppo ancora sgancia il segnale, siamo nelle viuzze interne
di Badolato Centro. Abbiate un po' di pazienza, amici telespettatori, stiamo cercando di offrirvi il meglio, grande sforzo, davvero mandare quattro telecamere in live non è assolutamente semplice, e questo territorio soprattutto che non è coperto in maniera uniforme dai nostri, dai segnali della telefonia mobile. Ancora il testa al corteo è già qui, ma all'interno c'è la fustigazione. Andiamo direttamente sul live. Gli alabardieri sono giunti all'altezza della piazza, voi invece siete ancora con le immagini della fustigazione del Cristo all'interno delle vie di Badolato. È un insieme di colori bellissimo, devo dire la verità, questi figuranti danno il senso del pathos di quello che è la processione. Ecco i soldati romani, chiedono un po' d'ordine anche per il corteo stesso. Abbiamo Albano, però è qui con noi nella parte della testa della processione, quindi eccole le immagini che adesso arrivano belle nitide. Queste immagini ancora che sono del centro, non è Albano, dunque ancora un attimo di pazienza, anche Nardi stava risalendo il corteo stesso. Si odono intanto i canti, purtroppo sono un po' distanti dal microfono e quindi non riusciamo a carpirli in pieno. Si addestrano, si formano i nuovi cantori, ovviamente delle confraternite. Ecco, si sta sistemando Nardi, però vicino. Si sta sistemando Nardi, stacchiamo su di lui, se lui però deve andare su coloro che cantano. Devo guardare le persone, non a me. Non ti passare.
Sono le immagini finali praticamente che vi stiamo offrendo di questa processione. Siamo al culmine, siamo in piazza dove fraternità adesso si incontreranno vedete ad uno di alabardieri, soldati romani, insomma quanti figuranti questo corteo, processione, come volete, il tamburo che si è udito già dal primo pomeriggio quando c'è stato l'arresto del Cristiano, non abbiamo dato in presa diretta, questo è avvenuto intorno all'una di pomeriggio. E poi la partenza un po' prima dell'una delle al crepuscolo pronto che avviene c'è tanta gente che si di parlare con un per questa persona che faccio solo di appreciare c'è gente che pensa i passaggi che questa giornata trascorsa al borgo di Padorato con la grande processione di Teri. Abbiamo apprezzato il lungo e largo per la parte extraurbana e anche poi mentre tra le viuzze strette del centro. Grazie al professor Rudi che è stato con noi, grazie. Grazie. Io e il cambio insieme tutta la tradizione popolare devozione. Grazie a voi. Sono le 17:38. Il segnale è quello che è. Speriamo di avere maggior fortuna domani, perché insomma sarebbe.
bella Pasqua riuscire ad avere tutto in presa live. Grazie per averci seguito, grazie ancora a Primo Cittadino, al sindaco Nicola Parretta, che ci ha la possibilità di essere in diretta qui da Bavolato. Saremo anche domani, e un grazie a tutti quelli che hanno collaborato con noi, così come l'assessore Bresti e anche Tonino Lettini, che sono spesso come sempre per questo corteo, chiamiamolo così. Grazie anche ad Antonio Rà, ci ha assistito durante tutta la trasmissione. Grazie ai nostri cameraman. Grazie anche alla regia oggi difficoltosa di Gabriera. Grazie a tutti, torniamo domani mattina alle 10, sempre da Badolato 100, per offrirvi la Pasqua. A tutti, buona nottata di vigilia.